mi assicuri che loro l'hanno resi. No, no. Poi è molto meno incisiva rispetto alla prima. Io ho lavorato a Milano, sai quanto mi dà? Ora sì, la dice qualcosa, ma è tanto esatto, brava, tanto brava, c'è una grande sì, è qua, e lei aveva un po' di rimbalzo. La gli regge l'ufficio, eh? Che l'ha accesa? Te l'ha accesa? Ma te va con tu c'hai... Andrei volentieri. No, ma tanto a lavorare, tu va da una mano. Sì, no, e dicevo, la gli reggerà tutto l'ufficio, di Stella entra all'otto, la gli fa alle 7 la sera. Meglio che voi invece che sta sua passa più il tempo forse qui. Di peggio, c'è di peggio. Sì, no, Thank you.
Prego, si proceda all'appello. Agostini, oh mamma, Albini, Alessandri, Bassi, Bertini Enrico, Bertini Stefano, Viber, Bonifazzi, Borselli, Cellai, Chiavacci, Colle Sei, Cruccolini, De Zordo, Di Puccio, Dormentoni, Fittante, Fratini, Galli, Gallo, Gianni, Giocoli, Giuliani, Grassi, Lauria, Livi, Locchi, Matteuzzi, Pezza, Pierguidi, Pieri, Pugliese, Razzanelli, Renzi, Ricci, Roselli, Sabatini, Sarra, Scino, Scola, Semplici, Sguanci, Spini, Stella, Tenerani, Torselli, Vannucci. Bene, certificato il numero legale, possiamo iniziare i lavori del Consiglio e procedere con l'ascolto, come prassi, dei nostri inni, l'inno nazionale e l'inno europeo. Prego. Adesso iniziamo con le domande di attualità e le comunicazioni.
La prima è la comunicazione relativa al prossimo sopralluogo per individuare i disagi delle persone inabili, proposta dal Presidente della Sesta Commissione. Non lo vedo presente, mentre invece abbiamo la domanda di attualità presentata dal consigliere Locchi proprio sulla questione che vedevo stamani dominante pagine di alcuni quotidiani sull'ospedale di Monte Oliveto, l'ospedale militare di Monte Oliveto che sappiamo essere uno di quei beni militari innumerevoli ormai in città che sono inattivi da molti anni, pur oggetto di possibile vendita da parte del demanio e che ha creato i problemi che ben abbiamo visto. È l'assessore Saccardi a rispondere alla domanda d'attualità su Monte Oliveto proposta da consigliere Locchi. Cedo la parola a Stefania Saccardi. Sì, ho letto anch'io naturalmente l'articolo della Nazione. La domanda chiede se l'amministrazione sia attivata per trasferire in un luogo consono gli stranieri senza tetto che soggiornano nella struttura. Intanto bisogna fare una premessa che risponde in parte anche alle altre domande. L'immobile non è di proprietà del Comune di Firenze, ma come diceva il Presidente Gianni è un immobile di proprietà del Ministero della Difesa. Quindi noi rispetto a una situazione di questo genere naturalmente abbiamo solo l'onere nell'ipotesi di sgombero di ricollocare le persone che ivi si trovino. Le persone naturalmente che stanno lì dentro e che si rivolgono ai servizi sociali vengono regolarmente prese in carico, alcune lo sono già regolarmente in carico ai servizi sociali e a tutte, se lo chiedono, viene offerta una sistemazione alloggiativa alternativa. Quindi non è che lì ci siano, sa bene il consigliere Locchi che ci abita anch'io in quella zona e quindi ci vado a camminare, conosco abbastanza bene la situazione, non è che lì si trovino fuori persone in mezzo di strada che siano alla ricerca di un posto dove andare a stare. Le persone che si rivolgono ai servizi sociali vengono regolarmente, come tutti gli altri, prese in carico e rispetto a queste viene fatto un progetto che comprende anche l'alloggio nell'ipotesi in cui ve ne siano le necessità, ma noi non trasferiamo, diciamo così, d'ufficio le persone che sono dentro la struttura, anche perché non avremmo nemmeno i titoli per entrare dentro la struttura, naturalmente, che non è di proprietà del Comune. Se sono attivi controlli mirati per la sicurezza e la tranquillità dei residenti, anche questa non è una competenza dell'amministrazione comunale. Le forze dell'ordine conoscono bene, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica conosce questa situazione di occupazione ed è quindi compito di questo organo garantire e organizzare la sicurezza in quel luogo che non è più minata rispetto ad altri luoghi. Non ho idea di chi eroghi le utenze e di chi le paghi, sicuramente escludo che le paghi l'amministrazione comunale, quindi non so chi le paghi le utenze, Locchi, di sicuro non le paghiamo noi, questo è un dato di fatto. Quante persone alloggiano abusivamente all'interno della struttura? Anche qui non ho una stima precisa, so che ci saranno circa 200 persone, ma anche su questo la stima la dovrebbe fare la questura o comunque le forze dell'ordine che hanno titolo per entrare lì dentro. Ho finito. È una naturalmente delle occupazioni che ci sono in città, ne abbiamo risolte tante in questi 3 anni di legislatura, ci attrezzeremo per risolvere anche questa nell'ordine di priorità che sarà deciso dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Bene. Alberto Locchi. Sì, Assessore, la ringrazio dell'intervento, però lei capisce che sia il fatto di essere consigliere comunale sia di abitare in quella zona mi porta a affrontare argomenti del genere anche alla luce del fatto che il 14 gennaio del 2010 io feci un'interrogazione proprio sullo stesso argomento al quale mi rispose l'assessore Falchetti.
perché probabilmente quel giorno lei era assente. E anche se capisco le sue motivazioni, cioè il fatto che la struttura non è di competenza nostra, ma è di competenza delle forze armate, rimane il fatto che lì non è cambiato niente. E questo sicuramente è un problema grande, anzi io direi che le cose sono peggiorate, perché in questi 3 anni io non posso ammettere che ci siano delle persone che, oltre a essere abusive, abbiano preso la residenza lì dentro. La residenza con la buca dell'elettrico con il nome fuori. Cioè, e anche se noi non paghiamo, penso, le utenze, allora le chiedo, assessore, si accerti chi le paga, perché loro hanno l'acqua corrente, hanno la corrente. E come leggevo anche sul giornale oggi, non è che loro stessi vivono una buona situazione lì dentro. Quindi una collocazione consona nel loro interesse e nell'interesse del quartiere, che conosciamo bene essere un quartiere di un certo livello, ma questo non cambia niente, ovviamente è nell'interesse di tutti. Noi purtroppo sappiamo che in quella zona di problematiche del genere abbiamo vissute molte, vedi il conventino che grazie a Dio è in fase risolutiva. Ora io le faccio presente, e lei lo sa meglio di me, assessore, che lì vicinissimo da poco tempo una struttura in project financial è vuota, non vorrei che venisse occupata anche quella. Quindi io quello che mi auguro, senza inasprire i toni della polemica, che ne ho già dette abbastanza, è quella di vigilare su una situazione che si sta procrastinando già fin da troppo tempo. Grazie. Bene, ecco che è arrivato, avevo visto poc'anzi, consigliere Sguanci, che deve fare la comunicazione sul trasporto disabili, è risparito. No, non è Sguanci, è Curcolini. Curcolini, ecco, comunque Curcolini è presente. E allora, consigliere Curcolini, la prego di formulare la comunicazione sul prossimo sopralluogo per inviare individuali disagi delle persone disabili. Sì, era una breve comunicazione anche per non suscitare, avevo dato un po' anche una caratterizzazione. Allora, con i colleghi della Commissione Urbanistica e Ambiente e Mobilità, giovedì mattina alle 9.30 ci troviamo in Piazza Signoria, insieme alla consulta Disabili, Unione Italiana Ciechi e Associazione Paraplegici con l'assessore Mattei, e per un giorno sia l'assessore che i colleghi diventano disabili e quindi avranno a disposizione delle carrozzine dove fare determinati percorsi per constatare che cosa vuol dire trovarsi di fronte a delle barriere architettoniche oppure come si può camminare con una carrozzina dove c'è un percorso, un pavimento stradale dissestato. Altri colleghi, e lì sarò io che mi divertirò, verranno bandati e saranno forniti di un bastone bianco per vedere il disagio, per constatare il disagio che si troveranno di fronte quando magari in un marciapiede stretto si trovano una bicicletta parcheggiata o altri elementi che ostruiscono la viabilità pedonale, come cartelli stradali e quant'altro. Quindi saranno disabili per un giorno, ma meno male non sono pensionati, per cui non ci sarà nessuna infrazione che dovranno in qualche modo giustificare. Credo sia una cosa importante. Noi recentemente abbiamo fatto un'altra commissione congiunta con l'urbanistica e alla presenza del professor Antonio Lauria, che ha fatto uno studio approfondito sui temi dell'abbattimento delle barriere architettoniche, quindi vogliamo proseguire questo aspetto cercando di coniugare il messaggio che il sindaco più volte dà di una città la più bella del mondo
e quindi noi riteniamo che una città più bella del mondo debba usufruire di questa bellezza chi ha difficoltà in qualche modo a deambulare e a percorrerla, per cui i disabili sicuramente sono quelli su cui noi dobbiamo avere il massimo dell'attenzione. Quindi ribadisco, giovedì mattina alle 9.30, Piazza Signoria, grazie. Grazie al consigliere Cruccolini, come presidente della sesta commissione, per queste indicazioni assai opportune. Adesso la comunicazione sull'istruzione, ricerca, cultura, volano della ripresa. E il consigliere Spini che ha chiesto di poter comunicare anche in merito alla scomparsa di Sara Cerrini Melauri, e gli do la parola. Sì, grazie. Capisco che il Consiglio Comunale è naturalmente occupato in tante cose, però credo che sia giusto riferire brevemente, credo di essere stato l'unico che ha avuto l'avventura di esserci, ma sono in continuo contatto naturalmente con l'assessore Givone, qualche cosina sugli stati generali, sulla cultura che si sono svolti a Roma, e ieri il Sole 24 Ore ha pubblicato l'intervento di Napolitano. Mi sembra che su Firenze si aprono degli spazi, nel senso che la conferenza si è aperta col direttore di un giornale piuttosto filo governativo come il direttore del Sole 24 Ore, che ha affermato nettamente il governo sulla cultura, ricerca, università ha fatto poco o niente, e con lo stesso Presidente della Repubblica, che sia pure nei modi che gli sono consoni, ha detto che siamo di fronte a una politica di tagli che non è accettabile, anche perché vi sono ricerche economiche che dimostrano come certe spese per la cultura abbiano un effetto di moltiplicatore sul reddito. In altre parole, io ci vedo in questo approccio, come è noto siamo ormai ridotti allo 0,26 del PIL a favore della cultura, io vedo in questo approccio, che è un approccio generale, nazionale, anche uno spazio forte per i problemi della nostra città, dove sappiamo tutti che ad esempio l'opificio delle pietre dure non riesce a rimpiazzare i restauratori, sappiamo tutti che la Biblioteca Nazionale è indietro nella catalogazione dei libri, tutte cose che non mi sembra che possano essere accettate così facilmente, proprio perché, come ripeto, vi sono alcune spese che sono oggetto, che ci sono degli specialisti, penso al professor Sacco, altri che hanno studiato questo, ci sono determinate spese nel campo della cultura che non sono mai a fondo perduto, ma che possono avere anche un effetto moltiplicatore. Quindi io mi domando se sulla scorta di questo e anche dello stesso Florence 2012 non potrebbe essere l'amministrazione o il Consiglio Comunale a promuovere, non domani naturalmente, ma nel tempo giusto, un'iniziativa in questo campo, per non lasciare cadere quella che è una mobilitazione. Io posso dire che entrare nella sala dell'Eliseo era difficile, io sono entrato manu militari, c'era gente, cioè è un momento di grande interesse, di grande attrazione per questo tema, e credo quindi che se Firenze non lo lascia cadere, credo che sia di molto importante. Se potessi dare un suggerimento, appunto suggerirei di mettere in cantiere un'iniziativa anche nostra, sono convinto che può avere spazio e che il fatto che abbiamo fatto Florence 2012 non è di danno, ma al contrario. Ho il lampeggiante, quindi devo fare due messaggi molto brevi. Molti sanno che esiste a Firenze uno spazio Melauri per la comprensione fra i popoli e fra le religioni. Bene, la sua fondatrice e la sua ispiratrice, la signora Melauri, è recentemente deceduta e ha voluto un servizio religioso del rabbino, del... Si faccia continuare. Proprio. Credo che proprio per la sua attività benemerita di questo centro, che molti conoscono, una breve notazione in Consiglio Comunale ci voglia. E un'ultima notazione la faccio per un problema che ho già sollevato alla Saccardi. Noi abbiamo tempo reale a Firenze, sta a Strozzi, ha avuto all'improvviso una lettera di sfratto e una collocazione a Coverciano, alla ex fila, dove onestamente non avrebbe la sala per poter fare le esibizioni, le prove e quant'altro. E io chiedo una riconsiderazione di questa decisione, perché credo che tempo reale perderebbe veramente, credo che ci sia gli spazi per poterne parlare, e ne ho parlato con Stefania Saccardi, anche lei credo che avesse parole di comprensione, credo che questo trasferimento metterebbe in ginocchio una struttura. Ora, visto che non gli diamo soldi, perché i contributi non ci sono, visto che non gli diamo altre cose, almeno manteniamoli locali. Grazie Presidente. Grazie a lei. Consentitemi, vedo che è arrivato il consigliere Di Puccio. Se tutto il Consiglio si unisce
agli auguri per Linda, la quarta arrivata in casa di Puccio. Bravo. Il consigliere Scola mi dice ora basta. Comunque lei è assolutamente libero di vivere queste gioie e complimenti. Adesso e adesso domanda di attualità sui parcheggi di Piazza del Carmine e Piazza Brunelleschi in riferimento al processo partecipativo. Passo la parola all'assessore Meucci su domanda presentata dalla consigliera Ornella De Zorzi. Sì, allora, su questo argomento noi abbiamo fatto una valutazione a seguito dell'ordine del giorno che è stato approvato dal Consiglio lo scorso lunedì. Su questa base quindi noi abbiamo rimodulato il percorso, confermiamo il percorso, confermiamo quello, qui ci tengo a riconfermare quella che era l'assunto dell'ordine del giorno, e cioè in particolare il fatto che i percorsi partecipativi non servono a modificare i progetti, ma possono anche decidere, al termine del percorso partecipativo si può anche decidere di non farli certi progetti, di non realizzare gli interventi. Il percorso partecipativo è aperto, il vero percorso partecipativo deve essere aperto. Ma dirò di più, abbiamo pensato che rileggendo l'ordine del giorno e anche prendendo atto che l'ordine del giorno richiama la normativa regionale a cui si ritiene e ritiene, mi pare, che affermi che il percorso partecipativo debba ispirarsi alla legge regionale, abbiamo ritenuto di informare il processo partecipativo a quelli che sono i principi, in particolare richiamando il garante della partecipazione e quindi richiamando quella che è la figura e quindi alla possibilità per l'ente, per il comune, di avvalersi del garante, anche perché il percorso di partecipazione che non era quello tipico della legge urbanistica, quello che noi facciamo come assessorata all'urbanistica e che quindi era difficile prevedere, sì, non si sente nulla, io devo dire la verità, non sento nemmeno io, non sento me stessa, sì, allora effettivamente poteva creare dei problemi perché un conto è l'assessore direttamente che segue la partecipazione, un conto quando quella urbanistica viene seguita dai tecnici, perché la partecipazione deve avere una valenza anche di imparzialità nella conduzione del dibattito. Quindi noi riteniamo di doverci avvalere del garante, io ho già preso contatti col garante regionale che si è dichiarato disponibile, come sapete è un avvalimento che non comporta nessun onere per il comune, e quindi insieme al garante noi ora predisporremo il percorso che si concluderà, oltre ai vari appuntamenti che ci saranno e che però io confermo gli appuntamenti, ma non nella data che ho detto, e quindi sarete rinformati sul procedimento ora dopo che avremo rifissato e riorganizzato con il garante. I tre o quattro appuntamenti, o quelli che saranno, abbiamo avuto molte richieste di partecipazione, si concluderanno anche con il dibattito pubblico, quindi con un'assemblea pubblica che tirerà le file su cui ognuno, anche il singolo cittadino, potrà dire la sua. Quindi faremo una partecipazione a questo punto veramente ispirata, veramente informata alla legge sulla partecipazione della Regione. Grazie. Ornella De Zorzi. Sì, grazie Presidente. Ma allora, intanto, se ho capito bene, noi qui veniamo a sapere che
le date per cui sono già state mandate le lettere di convocazione per il 27, 28 e 29 novembre, che rappresentano il vecchio, diciamo, percorso pensato dall'assessorato, sono momentaneamente sospese. E prendiamo atto di questo, cioè non parte nella vecchia modalità l'incontro dei focus group, insomma, diciamo, che era quello da noi criticato dicendo è falsa partecipazione, eccetera. E questo è un primo punto. Non mi è chiarissimo che cosa avviene dopo, ma prendo atto che l'assessore ha dichiarato che il processo che partirà sarà ispirato alla legge regionale sulla partecipazione, non sull'urbanistica, e si concluderà. Ora, il dibattito pubblico nella legge regionale, se ricordo bene, è il debat public, è una modalità, è un iter, non è un'assembleona in cui ciascuno, ecco, no, quindi se quando si chiama dibattito pubblico, quando si dice dibattito pubblico, si intende in verità un iter fatto da varie tappe successive. Allora, a questo punto, diciamo, azzeriamo quello che sull'iter partecipativo, intendo, azzeriamo quello che abbiamo, di cui abbiamo parlato finora. Avremmo bisogno di, allora però, della spiegazione di che cosa e in che cosa si articolerà il percorso partecipativo, che dovrà partire da quando, assessore? Questo, va bene, quindi ci sarà l'incontro dell'assessorato col garante e poi verrà comunicato, la richiesta è di sapere tempestivamente quali sono le tappe e le date e il periodo entro cui si concluderà il percorso di partecipazione. Nel frattempo però voi sapete che, come dire, l'amministrazione allora è tenuta a non avere incontri con il soggetto privato per apportare migliorie di nessun tipo, cioè si sospende il rapporto con il soggetto privato, in questo caso Trevi S.p.A., e si dà inizio a un percorso che dovrà coinvolgere una serie di nelle modalità indicate dalla legge regionale. Ripeto questo perché, cioè, ci tengo che rimanga agli atti, avendo ascoltato l'assessore che sommariamente, diciamo, ha un po' spiegato la faccenda. Allora, noi a questo punto, con grande interesse, seguiamo. Prego, prego. Sì, ho cominciato a dare. Allora, il chiarimento tecnico ci interessa perché abbiamo saputo. Ma non mi interessa a me, nel senso che se io incomincio a dare a creare il precedente. Allora, ora l'assessore. C'è la controrisposta e la controreplica, addio. Bene, allora ci verrà dato ora questa integrazione e quindi poi noi ci facciamo carico di trasmetterla anche a chi è interessato. Prendiamo atto che, diciamo, questo dibattito in Consiglio Comunale è stato utile per arrivare a un punto che è diverso da quello che aveva ipotizzato l'amministrazione comunale finora. Grazie. E adesso una comunicazione assai delicata e importante, anzi ringrazio la consigliera Agostini di averla formulata perché è l'elemento di apprensione di tutti noi in queste ultime ore, il conflitto israelo-palestinese. Ma colleghi, non basterebbero giorni di lutto per quanto siamo drammaticamente colpiti da ciò che sta riaccadendo tra Israele e Palestina. Sta accadendo qualcosa che non può parlare al futuro, che riguarda il passato, che riguarda schieramenti lontani da quella che abbiamo vissuto come la primavera araba. Non possiamo essere schierati se non con l'umanità intera. Quindi per questo motivo io credo che tutte le istituzioni debbano parlare, che l'Italia, l'Europa giochino un ruolo in queste ore di trattativa importante, che si fermino quei missili, che si fermino i raid, che si fermino gli assassini di donne, bambini,
che si fermino pregiudizi e giudizi su persone e popoli. Credo che sia arrivato il momento di cambiare la lettura della storia internazionale, e per dire questo, della storia del mondo, delle persone, e per dire questo, colleghi, dato che è un ragionamento che ci divide ed è complesso, ho scelto di leggere due interpretazioni che trovate sui giornali stamani. Una è data dal Gillard, figlio dell'ex ministro Sharon, che letteralmente chiede di radere al suolo Gaza, usando parole che dicano, tra virgolette, gli americani non si sono fermati ad Hiroshima, i giapponesi si stavano arrendendo non abbastanza in fretta, e così c'è stato anche Nagasaki. Non possiamo sentire queste frasi. La violenza di queste frasi è terribile. Non può essere il pensiero di una persona che guida uno Stato come Israele. È uno slogan di violenza e noi non vogliamo rispondere con parole nostre, ma con quello che leggiamo, che ha scritto oggi sulla Repubblica Grossman, che dichiara: è spaventoso che in questo momento a Gerusalemme la mia nipotina di 4 mesi sia in un rifugio. Che idea si fa a questa bambina dell'esistenza? Ma non per questo posso ignorare i diritti dei palestinesi. Non dobbiamo amarli, ma conoscere le loro privazioni. Sì, non sono estranei da lasciare fuori. Non puoi solo venire vivere nell'ignoranza e condannare gli altri a guerreggiare. Questo lo dice un uomo che tutti conosciamo, un grande intellettuale che ha avuto un figlio ucciso nella guerra nel 2006. Io credo che sia molto importante l'impegno diverso che il Presidente... Faccio completare. Finisco un attimo. Morsi sta trattando in questo momento con Hamas. Dall'altra parte Barack Obama parla con Israele. Noi, come Europa e come Italia, vorremmo avere un ruolo più forte, un ruolo umanitario, ma di giustizia, di pace e di riconciliazione. Questi 6 giorni bui per l'umanità devono essere spenti da una luce di speranza. Grazie alla consigliera Agostini. E naturalmente noi viviamo uno stato di assoluta preoccupazione e grande attenzione per quello che accade. Noi abbiamo come città di Firenze un gemellaggio con Nazareth, città che rientra nei confini del territorio di Israele, con Betlemme, città invece nei confini di quelli che sono i territori autonomi di Palestina. Abbiamo un patto di amicizia con Hebron, che l'allora presidente Cruccolini sviluppò con particolare passione e attenzione, ricordo le delegazioni. Quindi anche la città di Firenze, in quanto tale, vive con particolare attenzione quello che accade in questi giorni, con lo spirito che lei descriveva bene. Adesso passiamo all'altra domanda di attualità, che mi richiede un'attenzione da parte di tutti, perché voi sapete che vi è sempre nella valutazione dell'Ufficio di Presidenza una volontà di ammettere e di considerare tutte le domande, gli argomenti che in questo spazio vengono espressi, però io ritengo in questo momento di dover valutare inammissibile, e lo faccio dopo essermi consultato con i due vicepresidenti. Il vicepresidente Scino si è espresso nei termini in cui io lo dirò, Jacopo Scellai con molta chiarezza e approfondimento ha espresso una valutazione che poi, se vuole, può precisare, ma complessivamente mi sento di dichiarare inammissibile la domanda che è stata formulata dai consiglieri De Zordo e Grassi in merito ai rapporti, così è il titolo, che riguardano l'ente Cassa di Risparmio di Firenze e il fondo Algebris di Davide Serra. Perché inammissibile? Io vorrei che fosse evidente davanti a tutti che da un lato
noi abbiamo il regolamento molto preciso, è l'articolo 66, che al terzo comma dice: le domande di attualità e le comunicazioni di cui al comma precedente, sono quelle che stiamo affrontando, devono interessare l'amministrazione comunale oppure si tratti di questioni di particolare rilevanza, di particolare importanza ed urgenza riguardanti l'attività dell'amministrazione. Quindi un profilo di immediatezza diretta devono interessare l'amministrazione comunale, o invece indiretta, questioni di particolare rilevanza e urgenza che riguardano l'attività, non tanto l'amministrazione, ma l'attività dell'amministrazione. Ecco, nessuna delle due fattispecie ricorre nel momento in cui nella domanda, leggo la parte richiedente, la parte dispositiva, si chiede all'amministrazione comunale di sapere quali siano eventuali altri fondi di investimento nei quali l'ente cassa di risparmio ha investito durante la presidenza Mazzei e quali importi economici siano stati investiti. Come fa l'amministrazione comunale a capire, a sapere che cosa durante la presidenza Mazzei siano i fondi di investimento acquistati dall'ente cassa di risparmio? Non c'è né un profilo diretto né un profilo indiretto di coinvolgimento dell'amministrazione. Secondo luogo, quale sia il profilo e la relazione sottoposta al Consiglio, l'amministrazione ha valutato l'opportunità di investire nel fondo Algebris di Davide Serra. Anche in questo caso non vediamo questo profilo, così come nel terzo, laddove si parla della scelta dell'ente dei ricavi. Per questo motivo io dichiaro inammissibile la cosa. Prego. Assessore, Presidente del Consiglio, io sono molto sorpreso dalla vostra attenzione, dalla vostra dichiarazione di inammissibilità, perché io credo sinceramente, lo dico con tutta trasparenza, che quando si parla di una... Vorrei interloquire col Presidente del Consiglio se... A parlare Vito, la invito a discutere non nel merito come stava iniziando, ma del profilo d'ammissibilità e vai. Sto parlando di questo. Io credo sinceramente che sia un problema di democrazia anche dal punto di vista della possibilità, perché è ovvio, e lo dico chiaramente, che avendo la maggioranza due membri dell'ufficio di presidenza, se si va avanti a forzature di maggioranza è ovvio che qualsiasi cosa che sia un po' di disturbo alla maggioranza possa essere, o almeno a una parte della maggioranza, può essere bloccato sul nascere. Credo dall'altra parte che correttamente, se l'ufficio di presidenza decide e vuol decidere di poter mettere bocca sull'inammissibilità o no delle domande, lo faccia almeno prima che siano inviate agli assessori, o almeno prima nel momento in cui si dichiari inammissibile, perché io, avendolo saputo la mattina, avrei potuto presentare un'altra interrogazione o riformulare l'interrogazione. Io dichiaro, e lo dico molto trasparentemente, che qui oggi stiamo negando la possibilità del Consiglio Comunale di poter discutere di un aspetto del territorio e di poter discutere di un soggetto come l'ente Cassa di Risparmio, che è parte integrante, e noi la sentiamo parte integrante della città. Perché lei, Presidente, con la sua amabile e molto sopraffina capacità politica, oggi lei ha letto le prime due domande, ha cercato anche nella seconda domanda di sottolineare alcuni aspetti che forse erano più borderline, ma non ha analizzato due elementi: che nell'ente cassa di risparmio, oltre ad esserci persone che sappiamo politicamente essere vicine al sindaco Renzi, comunque sia il comune di Firenze e il suo sindaco... Sta entrando a fare un discorso di merito. Arrivo a definire quali sono per me i collegamenti e per quale motivo.
Assessore, non è competenza della Giunta decidere se si può o non avere le cose. Io mi rendo conto che lei oggi è in difficoltà perché doveva rispondere lei come assessore al rapporto del Consiglio e che le tocca spesso dover rispondere a questioni anche assolutamente delicate. Ma qui il problema è uno, venga il sindaco allora a rispondere se questo Consiglio vuole essere un po' riabilitato prima delle primarie. Ma dico, e voglio entrare nel merito per quale motivo e spiegare trasparentemente e con calma qual è il motivo per cui secondo me questa interrogazione e questa domanda attualità deve essere discussa oggi. Quando l'ente Cassa di Risparmio ha nel suo comitato di indirizzo un nome, una persona nominata dal sindaco, questo è un legame. È un legame quando si decide e si sa sui giornali e si legge che la presidenza Mazzei è stata anche appoggiata dal sindaco, è stata discussa col sindaco e anche quando lo viene detto dallo stesso presidente Mazzei e dallo stesso sindaco, che anche quando si parla della riformulazione dei fondi da dare sul territorio, e penso alla fenomenale insuccesso dell'iniziativa di Wiesmann sul Tuscan Sound Festival, si è discussa col sindaco. E si è discussa con l'amministrazione comunale, e in più quando si parla di un ente cassa di risparmio che ha come obbligo nel suo statuto, nel suo primo articolo, l'obbligo di dover ridestinare i proventi, di dover destinare quelli che sono i guadagni all'interno del territorio, io credo che si discuta della città. Bene, no. Allora la comunicazione sulla situazione Quadrifoglio proposta dalla consigliera Pezzo. Prego. Prego, consigliere Pozza. Ha avuto tutti e tre minuti per fare considerazioni che poi non sono state nemmeno questioni di legittimità ma di merito. Stava concludendo parlando dei rapporti del Presidente. L'ho lasciata comunque parlare, quindi sì, apprezzi anche il fatto che lei ha avuto i tre minuti per parlare. L'ha lasciato parlare. Prego, consigliera Pezza. Ti ha chiesto la parola? No, io. L'amministrazione semplicemente deve esprimersi, ha 10.000 forme per esprimersi. Quando ci si esprime nel Consiglio Comunale si rispettano le regole che sono poste. Prego, consigliera Pezza. Prego, la mozione d'ordine. Siccome prima ha violato la mia buona fede entrando nel merito, no, nonostante non sono la entrato nel legittimità, merito. Ora le dico che se usa altamente la mozione d'ordine per fare considerazioni, no, gli levo immediatamente la parola. Formalizzo. Prego. Subito la richiesta dell'ufficio di presidenza si riunisca per rivalutare alla luce del mio intervento e delle mie evidenze e delle mie sottolineature riguardanti e rileggendo la terzo punto in cui si dice quale sia la valutazione dell'amministrazione nei confronti della scelta di un ente i cui ricavi dovrebbero essere investiti sul territorio a sostegno delle realtà fiorentine ed invece preferisce mettere a rischio queste risorse investendo su strumenti finanziari ad alto rischio e speculano sull'andamento della borsa e dell'economia degli stati, io chiedo che l'ufficio di presidenza e quindi come mozione d'ordine si possa riunire nuovamente per rivalutare alla luce di ciò che è stato sottolineato dal consigliere, da uno dei due consiglieri presentatori insieme alla consigliera De Zordo, perché possa rianalizzare alla luce di ciò e del terzo punto la valutazione riguardante l'ammissibilità di questa mozione, di questa domanda d'attualità. In caso contrario purtroppo dovrò dirlo e lo dico trasparentemente dai microfoni, dire che questo Consiglio Comunale e in particolar modo l'Ufficio di Presidenza molto probabilmente è succube di una volontà di non dover discutere i temi che oggi trattano e riguardano il sindaco Renzi, forse perché potrebbero dar noia in piena campagna delle primarie, e quindi come tale io credo sinceramente che oggi siamo di fronte ad una censura antidemocratica che serve semplicemente per avvantaggiare un candidato alle primarie e per rendere questa competizione esclusivamente all'oscuro di quella che è la trasparenza e la correttezza dell'amministrazione di una città. Grazie.
Io guardi, sono senza parole rispetto a quello che lei afferma. Concetto di antidemocratico. Le ho fatto presente i motivi in modo molto corretto e pacato, per cui è così palese il fatto che la domanda come lei l'ha formulata non era coerente a quello che è il livello di ammissibilità di domande di attualità. Lei, ho dato la risposta per 3 minuti dove lei invece che parlare legittimità ha voluto riproporre le sue argomentazioni. Mi sembra talmente evidente che a questo punto noi proseguiamo. L'ufficio di presidenza rispetto alle cose che lei ha detto si è già espresso, quindi la consigliera Pezza per la sua comunicazione. Guardi, prego consigliera Pezza. No, ma mi scusi, lei che cosa chiede da un punto di vista della mozione d'ordine? Una diversa trattazione dei lavori? Allora, mi scusi, l'oggetto della mozione d'ordine, ai sensi dell'articolo 71, è che la mozione d'ordine nel richiamo volto a ottenere che nella trattazione di un argomento siano osservati la legge, lo statuto e il presente regolamento. Quindi la mozione d'ordine ha questo profilo. Lei sulla trattazione dei lavori ha già detto che non si rapporta. Per cui non vedo quale motivo di profilo ha sulla mozione d'ordine. Ecco, allora lei ha riformulato la cosa, votiamo la mozione d'ordine Grassi sulla sospensione o meno del Consiglio Comunale. Allora, la mozione d'ordine Grassi è per sospendere il Consiglio Comunale e per convocare l'ufficio di presidenza per rivalutare il profilo di ammissibilità della cosa. La metto in votazione? Sì. Lei è firmataria della domanda d'attualità, quindi è plausibile che lei sostenga le stesse cose di Grassi. Il regolamento sulle cose di Grassi ha già espresso, quindi lo mettiamo in votazione la mozione Grassi. Chi vota favorevole vota per sospendere i lavori. Io voto sì. O perché tu devi dare? Ma davvero? Prego, intervento opposto a quello di Grassi, no? Una a favore, una a favore. Prego allora della consigliera Albini. Vuole intervenire? Un intervento a favore o uno contro? Cosa ha fatto? Ora perché è contrario allora va bene. Io ho votato sì. Ma ci sa una risposta. Scusa, non capisco. Dov'è la risposta? Ma non l'ha detta, ven via, la dica. E si fa una brutta figura. Rispondi. Grazie. Sempre Rosa. E viene, voleva intervenire consigliere Albini? Agitate. Voleva intervenire consigliere Albini? Ma ora scancellato anche tutto. Che è questa storia? No, oh ragazzi, via. So che cosa. Ma perché non la dà? La risposta si vota a favore della mozione del Grassi. Scusami, fai le parole. C'era la parola alla consigliera Albina per Albini per l'intervento a favore. Senti. Dopo l'intervento di Grassi. Scusi, grazie.
l'intervento della consigliera De Zordo era un intervento, voleva fare un intervento a favore? E allora prenda la parola. È intervenuto a favore della sua mozione. Lui ha detto non è ammissibile la domanda. Il consigliere Grassi. Adesso ci sia un intervento contro la mozione di Grassi. Lo chiede Bonifazi, prego. Allora, rimettiamo in votazione. Presidente. Prego Bonifazi, prego. Cosa? Prego. Allora, chiedevo... Io faccio una mozione d'ordine, lei vuole entrare nel merito. Ma lo fa tacere, per favore. Può far tacere. Prego Bonifazi, alla parola. C'è una confusione. Prego. Allora, a me sembra che il problema possa essere risolto così. Parlando anche con l'assessore Di Giorgi, mi sembra che ci sia la possibilità di rispondere alla domanda. Quindi io farei rispondere la Giunta se è disponibile e taglierei la testa al toro, perché mi sembra che qui si stia facendo una, come dire, la figura di voler celare o nascondere qualcosa. Siccome non è questo il punto, ma una risposta a parte dell'esecutivo di questa amministrazione c'è, sentiamola e chiudiamo la discussione. È d'accordo, grazie. Prego De Zordo. Ma dico, qui si invocano le regole, delle regole assurde, perché si è parlato di tutto in questo Consiglio Comunale, dall'Afghanistan alla Siria. Ora che si fa una domanda su cosa pensa l'amministrazione comunale di un'operazione che è uscita sulla stampa nazionale, non è pertinente, è ridicolo. Ma nel momento in cui si invocano le regole, si sono contraddette le regole di questo funzionamento del Consiglio. Per quale motivo è stata data la parola a Bonifazi? Non c'entrava nulla, è stata data. Perché non è stato fatto l'intervento a favore e uno contro la mozione d'ordine? Perché non si dà seguito all'esito della votazione che ha visto più voti favorevoli? Guardate, qui azzeriamo tutto e ricominciamo per quanto mi riguarda. Finora abbiamo fatto veramente tutte cose che sono ridicole. E l'impressione, Bonifazi, che qualcuno voglia nascondere qualcosa, mi dispiace, l'avete già data, quindi guardate che da qui questo è già un punto fermo. Ora ricominciamo, se c'è una domanda e una risposta, benissimo, siamo qui e l'ascoltiamo. Allora, noi intanto per rispettare in modo da essere garante del rispetto... Presupponiamo che la mozione d'ordine Grassi sia passata, noi per alcuni, no era in corso di votazione, poi si è creato. Comunque non si preoccupi, noi la raccogliamo, ci riuniamo come ufficio di presidenza e decidiamo nell'arco di pochi secondi. Dov'è Jacopo Cellai? Vieni.
Bene, allora noi riprendiamo i lavori. La valutazione che abbiamo fatto come ufficio di presidenza per eliminare ogni polemica, visto anche la disponibilità dell'assessore di argomentare, riprendiamo con l'intervento dell'assessore Rosa Maria Di Giorgi. Il vicepresidente Jacopo Cellai mi ha chiesto anche di precisare, come del resto avevo indirettamente già detto, che lui già da prima era disponibile a valutare ammissibile la cosa. Io e Scino ribadiamo che per noi non era ammissibile, ma a questo punto prendiamo atto che in una logica di trasparenza l'amministrazione decide di rispondere. Allora, dunque io rispondo in questa situazione che non esito a definire completamente al di là dell'immaginazione. Io ho fatto per un'intera legislatura io ho fatto il vicepresidente del Consiglio Comunale, qui siedono altri che con me hanno fatto il vicepresidente e siede l'ex presidente del Consiglio Comunale. Io non ho mai visto una cosa di questo tipo, non ho mai visto consiglieri comunali nell'altra legislatura che rispetto a una decisione presa dal Consiglio di Presidenza, in cui si diceva che una domanda d'attualità non era ammissibile, mai nessun consigliere si è comportato nel modo incredibile cui abbiamo assistito oggi. Quindi da questo punto di vista devo dire siamo veramente al di là e al di fuori dei confini della correttezza istituzionale, perché se si riconosce a un Presidente del Consiglio l'autorevolezza, la gli si riconosce sempre, non quando fa comodo, consigliere Grassi. Forse lei è molto giovane e bisogna che impari un po' di regole della democrazia. Comunque. Grazie Presidente Cruccolini. Allora, rispetto a me non interessano, posso dire, tutti esprimono le loro opinioni, perbacco, le potrò esprimere anch'io. Allora, rispetto a questo, vengo comunque, visto che l'ufficio di presidenza e il presidente ha definito, proprio per venire incontro a queste incredibili, ribadisco, incredibili richieste di alcuni consiglieri, visto che il Presidente ha deciso di venire incontro, naturalmente io non mi sottraggo, perché a queste osservazioni non avevamo nessun motivo di rispondere come giunta, per il motivo che sono per l'appunto inammissibili come domande in un Consiglio, però diciamo che non ho motivo di non rispondere, perché tutta la nostra risposta l'avrete già potuta, visto che siete persone molto informate, l'avrete letta, e io non posso che rileggere qui quella che è la risposta che il Presidente Jacopo Mazzei della Fondazione ha già rilasciato, ed è già presente, la risposta che è già presente sui giornali di Firenze. E quindi non si può che dire che il rapporto tra l'ente cassa e Davide Serra, perché questo è il nodo, prescinde ovviamente dai rapporti di quest'ultimo con il sindaco Renzi. I Coco Bond sono stati scelti per diversificare ulteriormente gli investimenti del patrimonio liquido dell'ente su prodotti ad alto rendimento finanziario, con l'obiettivo di riuscire a mantenere, nonostante la crisi economica, i livelli di erogazione sul territorio fin qui sostenuti. Naturalmente qui si parla di prodotti molto interessanti nell'ambito di investimenti obbligazionari ad alto rendimento, che sono molto utili all'ente, siccome non si vive sulla luna, ma si vive in un luogo dove i rapporti economici, anche gli investimenti, hanno e devono avere un senso. Siamo molto soddisfatti, ma questa è una mia opinione assolutamente personale, che l'ente Cassa di Risparmio, che la nostra fondazione, si muova anche in una direzione che gli consenta appunto di poter raccogliere più utili, poi, consigliera De Zordo e consigliere Grassi, da redistribuire
su questo territorio, visto che la vostra preoccupazione è per le associazioni di volontariato, per l'arte e la cultura di questo territorio. Quindi, se questo è servito nell'ambito, lo voglio ribadire qui, non sarebbe necessario ribadirlo, ma lo ribadisco perché siamo tutti molto attenti alle osservazioni che vengono fatte da varie parti politiche opposte alla nostra e anche all'interno della nostra parte politica. Ribadisco che siamo all'interno di processi assolutamente legali, di processi, lo voglio dire con chiarezza perché tanto c'è sempre tutto questo spumeggiare di illazioni che evidentemente vengono fatte un po' da tutti, e quindi noi siamo da questo punto di vista, ma qui esprimo la mia opinione, sono soddisfatta del fatto che si possa far rendere al meglio le azioni e gli investimenti dell'ente Cassa di Risparmio, proprio perché sono gli investimenti che noi vediamo poi avere una ricaduta nel nostro territorio. Grazie. Grazie. Grazie Presidente, grazie all'assessore per aver risposto, anche se ritengo che in quest'Aula il rispetto parti dal non dover avere la presunzione di dare lezioni e di correttezza agli altri che siedono in Consiglio Comunale. Quindi come tale io credo sinceramente che quando il rispetto istituzionale e soprattutto delle figure istituzionali, quando queste non si fanno strumento politico e partitico e di difesa di una parte del ruolo, come oggi purtroppo è stato fatto da parte di alcuni esponenti. Credo sinceramente che definirle come incredibili le richieste o inammissibili ripetutamente da lei, Assessore, sia completamente un continuo errore. E mi permetta la battuta, aver deciso di rispondere ad una nostra interrogazione che chiedeva quello che credeva il Comune, con le parole di Jacopo Mazzei, del Presidente dell'Ente Cassa di Risparmio, leggendole dai giornali, dichiara e dimostra ancora di più i collegamenti che esistono tra il Comune di Firenze, tra la Giunta e la stessa Ente Cassa di Risparmio e la Presidenza, visto che neppure l'assessore ha saputo dare una risposta diversa se non quella di citare le parole di Jacopo Mazzei. Credo sinceramente che noi siamo su un altro pianeta sulle valutazioni, mi permetto di dire, su un altro pianeta su quelle riguardano le valutazioni, e lo vogliamo dire chiaramente, continuiamo anche dopo la sua risposta a non vederci chiare, a non vedere quella trasparenza che volevamo ottenere da questa risposta. Anche a nome della consigliera De Zordo credo sinceramente che dire oggi che siamo contenti che l'ente Cassa di Risparmio faccia senza l'adeguata trasparenza e soprattutto nel momento in cui viene chiesto al Comune di relazionare su questo, c'è stata una vera lotta in questo Consiglio Comunale oggi per dover discutere e poter portare alla discussione questo atto, credo sinceramente che voglia anche evidenziare una volontà di tenere nascoste quelle che sono le connessioni. Credo sinceramente, io non credo alle favole. Lo stesso Jacopo Mazzei sulla dichiarazione dei giornali dichiara di aver incontrato il signor Davide Serra come vicino di Ombrellone. Ora io non so dove si siano trovati all'Ombrellone, io purtroppo temo che quella spiaggia sia stata le Cayman o qualche altro paradiso fiscale in giro per il mondo. Credo sinceramente a definire che si possa anche ridestinare quei soldi, quei proventi che vengono dal mondo bancario, dalle fondazioni bancarie e soprattutto da strumenti come quelli rischiosi per chi sono gli investitori e dall'altra parte anche rischiosi per quelli che sono coloro su cui vengono investiti, ad alto rischio, ad alta problematicità, e sappiamo tutti cosa vuol dire oggi i fondi di investimento che hanno speculato sulla crisi della Grecia, sulla crisi della Spagna e anche sui nostri mercati italiani. Credere e ritenere quelli dei soldi su cui poter poi ridestinare sul territorio. La parola alla consigliera Pezza, la situazione del quadrifoglio. Grazie Presidente, sono un po' rattristata e rammaricata da questa discussione, come al solito continuiamo ormai da mesi a esporre Firenze al pubblico e triste spettacolo per... No, non sto zitta Assessore, perché lei dovrebbe essere in Abruzzo mi pare intanto invece di essere qui, io invece sono sempre qui e mi dispiace che questa città ogni giorno sia esposta alla vergogna per colpa di chi dovrebbe stare a amministrare e invece è in giro a fare altro. Detto questo, è così.
quando i miei colleghi, si discutono, continuo. Io torno a parlare della questione che mi prima c'è una... Si può? Non si può? Prego. Poi chiedo che venga ripreso, ridato il tempo visto che è stato preso. Per cui posso parlare? Posso parlare o continuare te? Sì. Molto volentieri. Allora, la questione per cui intervengo è questa. L'azienda Quadrifoglio poco tempo fa ha predisposto un bando di gara che per la riassegnazione di alcuni servizi di raccolta di rifiuti indifferenziati e differenziati, il problema è che questo bando di gara non prevede né la clausola sociale né il rispetto del contratto nazionale di riferimento. Ora è una questione già uscita sui giornali, ma so che anche oggi in azienda c'è stato un incontro al riguardo. Io mi chiedo onestamente come mai oggi 19 novembre 2012 rischiamo di mandare a casa 12 lavoratori di HAPAP, 28 lavoratori di San Marcando, 5 lavoratori di Apagest, 24 lavoratori di Valfebbrina, perché un'azienda partecipata nostra, un'azienda pubblica, non mette la clausola sociale in un bando di gara. Io mi chiedo, stiamo giocando a ribasso? Qual è la motivazione per cui non si mette la clausola in un appalto? Mi sembravano questioni assodate queste, questioni di giustizia che l'amministrazione pubblica, il Comune di Firenze, da tanto avevano accolto. Ecco, mi chiedo come mai è stata presa questa decisione, quali sono le motivazioni reali che portano a non mettere la clausola sociale nel bando di gara. Grazie. Chi sono questi? I dipendenti comunali. Porca puttana. Bene, adesso la parola, chiedo di far lavorare il consiglio, quindi di chiudere la porta per far lavorare il consiglio. L'assessore Mattei, che vedo lì, deve ora risponderci in merito al parcheggio di via Faentina e sollecitato dal consigliere Sabatini. Quindi la parola a Massimo Mattei in merito al parcheggio di via Faentina. Presidente, non si apre, non si chiude. No, se mi si spenge il microfono io... Toglilo. Buon pomeriggio, credo che questo mio intervento interessi veramente a pochi. Dispiace perché è un tema amministrativo e come tutti i temi amministrativi vedono una grande attenzione da parte di questa amministrazione. Consigliere Sabatini ci chiedeva notizie in merito del parcheggio di via Faentina. Un parcheggio che ha visto un voto bipartisan da parte di questo Consiglio. Io capisco i cameraman, ma non ci si fa. Chiudete il portone quel tanto di consentire a Mattei di intervenire. Va chiuso la porta perché altrimenti non ascoltiamo. Prego. Un voto bipartisan che dette un voto unanime e che poi fece sì che con un intervento congiunto di amministrazione, di giunta e di consiglio si trovò una risoluzione a quel problema. Mi ricordo il consigliere Ricci, consigliere Grassi, consigliere Sabatini, Locchi, Semplici e con grande capacità da parte di questa amministrazione, perché ci videro insieme, Rete Sistemi Urbani di Ferrovie tornò indietro dal suo proposito di voler chiudere quel parcheggio che era fondamentale per i cittadini di quell'area. Io più volte mi sono
recato alle assemblee di via Faentina del residenti di quell'area e devo dire che ho trovato sempre persone competenti e persone che hanno recepito anche gli sforzi che tutti noi abbiamo fatto per trovare una soluzione al loro problema. Devo dire che è stato sicuramente più difficile l'apporto con FS Sistemi Urbani, al di là della cortesia della responsabile che è riuscita, rispetto alle indicazioni dei dirigenti della sua azienda, ad avere un po' di capacità di convincimento e a far sì che si potesse arrivare ad una soluzione accettabile per i residenti. È chiaro, consigliere Sabatini, io so quanto a lei sta a cuore, la seguo sui social network, la seguo sui comunicati stampa, ma sa anche che trattare con una forza, perché comunque FS è una forza, non è la cosa più semplice in assoluto. La situazione del parcheggio è stata oggetto di un sopralluogo 2 mesi fa da parte nostra. So che i primi di dicembre faremo un'assemblea lì per rivedere com'è la situazione. Ai cittadini interessava la possibilità di parcheggiare in primis, poi interessava comunque un maggior decoro di quell'area, maggior decoro che è necessario e che noi, nel caso, ma senza forzare la mano, perché considero negativo forzare la mano quando ancora la situazione può essere impugnata da parte della controparte, e impugnandola metterebbe noi no, ma i residenti di quell'area in una grande difficoltà. Quindi a questo punto strategicamente credo che sia ancora il tempo di dare dei margini a FS Sistemi Urbani e immediatamente dopo, senza risultati, intervenire noi magari in danno, che è quello che lei ci chiedeva. Credo che intervenire in danno di un privato, l'abbiamo fatto e rendo merito all'occhio che ce l'ha ribadito per il distributore Agip, mi sembra, in via di Verlungo, non sia una cosa trascendentale, ma siccome con FS Sistemi Urbani abbiamo aperte più partite, credo che sia più opportuno attendere ancora un po' e eventualmente intervenire noi successivamente. La ringrazio comunque della domanda. Grazie all'assessore Mattei. La parola a Massimo Sabatini. Sì, ringrazio l'assessore per la risposta, anche se non concordo con la sua linea strategica. L'ho compresa. Tra l'altro ne abbiamo anche personalmente discusso circa un mesetto fa, proprio su questa eventualità che io suggerivo di prendere già un mese fa, ed oggi che il problema continua ad andare avanti, si è aggiunto un mese di situazione di disagio, la mia convinzione è sempre più forte. Vede, il fatto di moderare, non mi sente? Presidente, qui l'assessore mi dice non riesce nemmeno a sentirmi, se chiede un po' di silenzio. No, sta dicendo rispetto alla presenza fuori, ma nel momento in cui ci sono abbiamo chiuso Grazie. La porta, proseguiamo con regolarità. Ed è, il tema strategico, assessore, viene surclassato di brutto dal tema del fronte temporale. Ne discutiamo dal 12 di marzo, sono passati più di 8 mesi e non c'è più strategia che tenga. Qui bisogna intervenire, perché sennò la sua risposta non è strategicamente opportuno agire forte, cioè intervenire per danno nei confronti di una forza, ossia sostantivo, una struttura forte come quella delle ferrovie, non può reggere. L'amministrazione non può basare le sue strategie sul fatto che si tratti di un debole o di un forte.
L'amministrazione deve curare soltanto se c'è un interesse dei cittadini o se non c'è. Siccome in questo caso c'è, lo abbiamo confermato, come lei ha ricordato, è stato anche espresso un voto bipartisan e unanime, secondo me è il caso di intervenire, anche perché altrimenti ci troveremo qui al nono mese, al decimo mese, all'undicesimo mese, che i problemi non sono stati minimamente risolti. Nello specifico poi voglio ricordare che il tema della convenzione che lei ha proposto loro, e lo so che glielo ha proposto, l'abbiamo affrontato quando compimmo un mese dalla proposta, cioè il 15 di aprile. Oggi siamo quasi a Natale, forse è il caso di risolvere, anche perché voglio ricordare, una volta ci hanno pensato i cittadini a ripulire la zona, ma la seconda volta che si superano i limiti di salubrità e di sicurezza, tocca al sindaco intervenire con un'ordinanza del sindaco, se la signora gentilmente mi fa parlare. Tocca al sindaco intervenire con un'ordinanza per ristabilire salubrità e sicurezza, e questo la legge glielo impone per tutelare i suoi concittadini. Ecco perché prima di arrivare a questi estremi sarebbe bene risolvere questa faccenda. Io ho dato come tempo quello del 31 di dicembre, il 4... Prego, prego. Grazie Presidente. Il 4 dicembre siamo di nuovo a discutere con i cittadini, ma non gli andiamo a raccontare le stesse cose che gli abbiamo detto a marzo, ad aprile, a luglio e oggi stesso con le sue proposte. Grazie. Grazie a lei. Adesso una comunicazione che è del Vicepresidente del Consiglio. Sì? Prego, mozione d'ordine, Spini. È una verifica di maggioranza. Abbiamo un Partito Democratico spaccato, una SEL spaccata in due. Ma ha una maggioranza questa giunta? Io non rientra nel contesto delle dei contenuti della mozione d'ordine. Sì, no, io gliela scrivo se vuole, ma lei è come me, credo, ad uso al dibattito politico. Quando si sente una parte del gruppo PD che dice vergogna, ovviamente gli altri gruppi sono all'opposizione, io vorrei sapere dov'è la maggioranza numerica in questo Consiglio Comunale. Se non ero la Selcia, Cruccolini in maggioranza e Grassi contro. Cioè, vorrei capire, ecco. Poi se vuole formalizzo volentieri, ma al di là della formalizzazione, credo... Prego. Jacopo Scellai per la sua comunicazione. Grazie Presidente. La difficoltà di oggettivamente di... dei lavori di oggi, delle particolarità che insomma che il collega Spini ora ricordava. Io voglio fare una comunicazione innanzitutto a nome del sottoscritto, del collega Alessandri, del collega Tenerani, del gruppo del Popolo della Libertà, e riguarda la nostra adesione all'appello lanciato dal Giornale Nazionale. Il Giornale ha lanciato un appello a tutela delle forze dell'ordine indagate per i fatti di mercoledì scorso a Roma. Voi tutti avete, immagino, visto, avuto occasione di documentarvi, di farvi un'idea su quanto è accaduto. Dovete sapere che, come è spiegato estremamente bene proprio oggi nel giornale, per nome e per conto di un sindacalista, perché poi spesso bisognerebbe capirle e saperle certe cose per poterne parlare, ci sono questioni che riguardano esattamente le posizioni di ogni agente che ci mette la propria persona tutte le volte che ci sono iniziative di questo tipo. E oggi viene spiegato chiaramente che ogni volta che durante operazioni di ordine pubblico vengono fatti fermi o arresti, automaticamente i firmatari dei verbali finiscono indagati. Questo perché i fermati, anche quando hanno soltanto un graffio, un livido dovuti all'aver resistito all'arresto, chiedono sempre di essere refertati. E anche se un pronto soccorso certifica prognosi lievissime 4-5 giorni, la pratica finisce in procura e in automatico pochi giorni dopo arriva l'avviso di garanzia per lesioni ai poliziotti individuati, ossia quelli che hanno firmato il verbale. Ora vorrei fosse chiaro evidentemente a tutti qui che abbiamo una responsabilità cosa significa quanto appena letto, cosa significa nella serenità di fare un'azione come quella che fa un poliziotto, un carabiniere in un contesto come quello di Roma, Torino, Milano, Brescia.
che non è il contesto di stare su una scrivania, ma il contesto di stare davanti a gente che si è presentata con i caschi, con i sassi, con le spranghe e con i bastoni, perché questo è quello che si è visto. Al di là che poi qualcuno che pretende di fare addirittura opinione, tanto per non fare nomi, il quotidiano Repubblica pretende di titolare "Puniamo i poliziotti violenti" e si diverte a isolare l'unico momento visto di un corteo per dare colpa e delegittimare attraverso un'azione riguardo un poliziotto, contro tutto quello che è accaduto, senza citare un poliziotto che è rimasto da solo a tutelare la provincia a Torino di fronte a 20 bravi ragazzi, circondandoli hanno spaccato il casco a suon di mazze da baseball. Ecco, io credo sia importante che ci sia un'attenzione di questo Consiglio Comunale, magari un dibattito, magari una presa di posizione che siamo convinti di vedere anche differenziata a sinistra, no? Nella nuova evoluzione anche che hanno i nostri avversari. Noi lanciamo questo appello di adesione, per cui devolveremo quello che è il gettone oggi della presenza a questo Consiglio Comunale per questo conto corrente che poi avrà le proprie. Prego. Solo per dire appunto che devolveremo quello che era il gettone di presenza di questo Consiglio al conto corrente, le cui coordinate saranno esplicitate domani sul formato cartaceo del giornale nazionale, forse lo sono già online, e questo è l'appello che rivolgiamo a tutto il Consiglio Comunale per dare un segnale chiaro e preciso di sostegno ai poliziotti, ai carabinieri, a tutti quelli che tutti i giorni sono quotidianamente impegnati a difendere i cittadini. Bravo, grazie al consigliere Scellai. E adesso Massimo Mattei, che ci deve dare una comunicazione importante sul viadotto di Vallungo e sul ripristino della circolazione. La parola a Massimo Mattei. No, prima Vallungo. No, velocissimo, anche forse per stemperare un po' le polemiche che in questo tempo, in questo periodo non mancano. Volevo dirvi che alle 15:20, cioè circa un'ora fa, è stato riaperto tutto il viadotto del Vallungo. Quindi io vi ringrazio, non capita spesso di prendere l'applauso dal Consiglio Comunale, quindi immagino che sia una notizia che vi ha fatto piacere. A me lo ha fatto. Erano lavori difficili perché lì crollò parte di quella strada, in alcuni periodi non si vedevano a lavorare, quindi c'era un'ulteriore polemica, ma perché erano sotto a puntellare la montagna, la strada e la collina. A questo punto credo che d'ora in poi nei lavori, soprattutto quelli dove non si vedono, dovremo mettere dei fantocci o sicuramente delle figure per evitare anche la polemica sulle persone che non lavorano. Però l'importante è che sia stato riaperto e che un punto nevralgico della mobilità fiorentina sia reso ai cittadini. Per quanto riguarda la riasfaltatura, ho deciso di fermarla in questo momento e di farla una domenica mattina o una notte, in modo di arrecare, nonostante il tempo, ancora minori problemi ai fiorentini che oggettivamente un po' le hanno avuti. Vi ringrazio. Bene, adesso sempre Massimo Mattei, che introduce la riflessione del dibattito consiliare sulle piste ciclabili. Quanto tempo ho, Presidente? Mi dia un senso tempo. Di discrezionalità che le deriva dal buon senso. No, il buon senso, insomma, il buon senso in questo Consiglio oggi. Mi si chiede di fare una riflessione davanti al Consiglio riguardo alla bicicletta e alle piste ciclabili. La bicicletta rappresenta sempre di più un mezzo idoneo per fronteggiare alcuni dei problemi maggiori di viabilità che abbiamo nella nostra città. Inquinamento atmosferico,
Presidente, può far sta zitto il centrodestra che, come spesso succede, dà fastidio? Sta dando attestazioni di simpatia nei suoi confronti. Silenzio, silenzio. Perché usare la bicicletta, oltre che un beneficio per la salute, è un beneficio per l'ambiente, in quanto sia l'inquinamento atmosferico, sia quello acustico, sia la congestione che il traffico dà, e che se anche negli ultimi tempi abbiamo avuto una riduzione, è comunque sempre forte a Firenze, sono sicuramente diminuiti con un uso massiccio delle due ruote. Più bici quindi vuol dire meno traffico di auto private, meno inquinamento, meno problemi di parcheggio per auto, più salute, più vivibilità e più accessibilità. Firenze ha le caratteristiche classiche per essere una città a misura di bicicletta. Io mi chiedo a chi interessi questo dibattito, ma me lo chiedo con dolore, perché vedo, nonostante le pressioni che ha fatto questo Consiglio Comunale perché io parlassi, un totale disinteresse, e dispiace di fronte a tutto un mondo della ciclabilità che avrebbe bisogno invece di essere ascoltato. Io sinceramente vedo un disinteresse, se non in alcune figure del Consiglio, quasi totale su questo tema. E ripeto, dispiace tanto, Presidente, forse un richiamo all'attenzione, visto... Vabbè, lasciamo perdere. Neanche il Presidente mi ascolta. Io, scusate, essere preso in giro non credo, e quindi mi fermo fino a che non c'è l'attenzione. Prego, Massimo, dai. Ma che presa di giro? Mi sembra che... Prego, vai. Mi affido al suo senso di responsabilità per sviluppare la relazione. Prego. No, sto pensando, ci è andato lei, consigliere Alessandri, mi sembra abbia il physique du rôle da scalatore, tra l'altro. Firenze ha le caratteristiche per essere la città della ciclabilità e per essere una città a misura di bicicletta. La maggior parte del territorio fiorentino, a parte qualche zona collinare, è conforme ad un uso continuativo della bicicletta per perlomeno 9 mesi l'anno. E devo dire che quando ero sicuramente più in forma da adesso, consigliere Alessandri, e giravo con la bicicletta molto più da adesso, riuscivo a fare tutta Firenze dalla mia zona fino a oltre via l'Europa in meno di mezz'ora. Questo è la riprova. Per cortesia, fate, consentite di sviluppare il suo ragionamento all'assessore, nel senso, e esprimerete voi dopo le proprie posizioni, ma in silenzio ascoltiamo quello che... Consigliere Chiavacci, qual è il problema? Ti ricordavi quando le facevo? Ne ho fatte tante, consigliera Chiavacci, lo sa bene. Questa, il numero delle persone che usano la bicicletta nella nostra città. Cosa devo fare? Ma consigliere Albini, a tutte le persone del mondo, ma cosa devo fare? Sono arrivato, ho la relazione. Prego. Io non lo so. Prego. Prego, Massimo, dai. Questo numero
di ciclisti che usano quotidianamente la bicicletta può essere notevolmente incrementato se si risolvano i problemi derivanti dall'uso della bicicletta nella nostra città. Basta. Non è serio, Presidente, non è serio. Per cortesia. Intervenga. Oh. I problemi che deve affrontare un ciclista, quali sono? La mancanza o la scarsa connessione di percorsi ciclabili adeguati, la mancanza di posti, consigliere Mazzanelli, io mi sento offeso come persona che qua sono venuto a parlare, lei sta disturbando da tempo, sono offeso. Prego, continui la sua relazione. Io mi dispiace, ve la manderò scritta la relazione, cosa devo fare io? Si è fatto un lavoro con i miei uffici, nonostante quanto è successo anche a me in settimana, di un lavoro serio anche con l'associazione dei ciclisti e con Gallo, mi faceva piacere anche portarlo alla vostra conoscenza. Vabbè. Dicevo, quali sono i problemi che un ciclista si trova ad affrontare nella nostra città? La mancanza o la scarsa connessione di percorsi ciclabili adeguati, la mancanza di spazi sosta per la bicicletta e i furti di bici parcheggiate. La mancanza di posti ciclabili adeguati porta all'aumento dei rischi per i ciclisti e la mortalità che abbiamo avuto, soprattutto tra i fruitori delle due ruote negli ultimi tempi, ha fatto sì che anche stamattina, assieme all'assessore Petretto, in un convegno sulla sicurezza stradale, si rimarcasse la necessità di una maggiore attenzione che le associazioni delle due ruote tutte le volte legittimamente ci fanno notare e che credo debba essere un punto fermo del progetto Davide, che è il progetto pilota in tutta Italia per la sicurezza dei cittadini e per la sicurezza all'interno dei cittadini, delle persone che vanno sulle due ruote. È un progetto che tutta Italia sta guardando con attenzione ed è un progetto fatto dall'Associazione Lorenzo Guarnieri, dall'Associazione Gabriele Borgogni, dall'Associazione Frank Mancarella, da tutte le associazioni vittime della strada che stanno dando un contributo fondamentale alla nostra amministrazione per cercare di trovare una soluzione al dramma delle morti stradali e per raggiungere l'obiettivo del 50% di mortalità in meno nei prossimi 10 anni. A parte questa precisazione riguardo all'incidentalità, credo che anche la mancanza di sufficienti posti dove parcheggiare è storicamente un disincentivo all'uso delle due ruote. E devo dire che un misto di necessità e virtù da parte dei ciclisti, associato spesso anche a una forma di maleducazione imperante, di allacciare e di allucchettare la bicicletta in ogni dove, fa sì che anche la simpatia naturale che i fiorentini dovrebbero avere per chi non consuma il proprio territorio, non usando la macchina, ma anzi andando con le due ruote, passi un po' in secondo piano, perché mi è capitato più volte di vedere madri con
con il carrettino o portatori di handicap che sono dovuti scendere dal marciapiede o si sono trovati in situazioni di blocco della loro mobilità per questa piaga incredibile delle bici allucchettate sui marciapiedi e ai lampioni. Però la risposta che abbiamo dato non è mai stata punitiva, se non in alcuni casi quando ormai era cronicizzata questo sistema. Ma abbiamo cercato, e magari mi farebbe piacere che il consigliere Gallo, con la sua professionale competenza sui numeri, ci portasse un suo contributo, abbiamo fatto sì che ci fossero in città un numero sempre maggiore, ancora insufficiente, lo dico io prima che lo diciate voi, di posti per parcheggiare la bicicletta. In più, per il ciclista, per i ciclisti, che grazie a Dio sono ancora tanti a Firenze, i frequenti furti, se ne è parlato grazie alla sensibilità di alcuni di voi, con alcune associazioni che stanno lavorando affinché questa piaga venga sconfitta e hanno trovato anche delle soluzioni. Mi sono incontrato in settimana con il consigliere delegato Gallo, trovando forse una soluzione, non la soluzione, ma una soluzione a questo problema, e so che ha attanagliato anche tanti di voi, in modo bipartisan tra l'altro, perché so di consiglieri si denunciano al centro-sinistra o del centro-destra, quindi il furto della bicicletta, almeno quello è bipartisan. E credo che la targatura della bicicletta con un sistema tipo, non so se vi ricordate, la cristarga che andava di moda negli anni 70 per i vetri delle auto, possa essere una risposta a questo problema che soprattutto in alcune zone di Firenze sta veramente creando difficoltà per i ciclisti. Cosa fare per aiutare un sistema di ciclabilità sempre più grande e sempre più consono a una città come la nostra, che si sta preparando per affrontare la più grande manifestazione ciclistica del mondo e la più grande manifestazione sportiva del 2013, che sono i mondiali di ciclismo. Abbiamo anche quell'occasione per dare una risposta alle tante necessità, alle tante sollecitazioni che ci arrivano dal mondo dei ciclisti. E credo che il sostegno nostro che si possa dare debba interessare più ambiti. La rete ciclabile, la sosta ciclabile, la comunicazione e informazione, la lotta a furto e, per ultimo ma non ultimo, il bike sharing, che in altre realtà italiane è già in uso e che a Firenze ancora, nonostante i buoni propositi, non è stato ancora messo in funzione. A Firenze, vi do due dati prima che ve li dia il consigliere Gallo, ci sono 52 chilometri di piste ciclabili. Sono, interviene dopo consigliere Stella, ci interessa il suo commento, anche lei è un noto ciclista, immagino. Sono a servizio della mobilità cittadina e vengono percorsi quotidianamente da tante persone, e negli ultimi tempi, dovuta al rincaro drammatico dei gasoli, ha fatto sì che più persone, ancora più persone, usassero la bicicletta come mezzo di locomozione. Abbiamo 19,5 chilometri di percorsi all'interno di parchi cittadini, principalmente il Parco delle Cascine, che hanno uno scopo principalmente ricreativo, ma che per tutta una serie di persone che abitano in una direttrice che va da Lo Smannoro fino a
la stazione Leopolda sono per forza di cose una rete ciclabile naturale. E abbiamo quindi un totale di 85 chilometri di piste di vario tipo, che, ripeto, prima che qualcuno lo dica, non sono sufficienti e andrebbero incrementate. Ma sull'incremento delle piste ciclabili un discorso va fatto, perché le piste ciclabili, io ho fatto il consigliere comunale e credo di averlo fatto anche Benino, e ho fatto politica da tanti anni, ahimè, per certi aspetti, è la seconda che ho detto, è la seconda, grazie consigliera Cavacci, oggi non capisco la sua cattiveria nei miei confronti, poi in separata sede ne parleremo. Quando andiamo a proporre una pista ciclabile è come quando andiamo a proporre una corsia preferenziale per gli autobus. Immediatamente nasce il comitato del no, nasce il comitato di quelli che si oppongono sia alla corsia preferenziale che alla pista ciclabile, e arriva il consigliere comunale spesso, che è un po' come per i cassonetti, metterei tutte e tre le cose insieme, mi viene in separata sede e mi fa presente che forse quella non è la zona migliore dove fare la pista ciclabile, la corsia preferenziale e dove mettere il cassonetto, e di solito la corsia, il posto migliore è sempre un altro, naturalmente è quello dove non dà noia a lui e dove non dà noia ai propri elettori, che è legittimo, eh? Io, guardate, io a volte penso che gli interessi a volte siano quasi tutti legittimi, però rispetto a chi sistematicamente mi fa battaglie e ci incalza giustamente su percorsi più importanti per quanto riguarda la ciclabilità o anche su maggiori corsie preferenziali per i mezzi pubblici, io vorrei far presente che tante volte noi ci troviamo con una volontà del fare ma con una difficoltà politica non da poco, che però dovremmo cercare per forza di cose di superare, perché i dinieghi, le motivazioni politiche sulla ciclabilità non devono più stare in piedi e noi bisogna andare avanti spediti su percorsi ciclabili connessi e su un sistema che sia davvero alternativo sia per il trasporto pubblico locale sia per quanto riguarda la ciclabilità. Negli ultimi tempi qualcosa abbiamo fatto, 9 chilometri realizzati di piste ciclabili realizzati nel biennio 2011-2012. Abbiamo in programma, grazie anche ai contributi che ci arrivano per i mondiali di ciclismo, di fare 450.000 euro di lavori per i servizi di ricucitura di una zona all'altra, in modo che non si debba mai interrompere il percorso ciclabile dei cittadini. Sto pensando per esempio alla pista ciclabile bella su Viale Redi, forse una delle più belle e più protette di tutta la nostra città, che poi al ponte di San Donato si interrompe per riprendere poi su Via di Novoli con un piccolo particolare, che scendendo dal ponte di San Donato abbiamo uno degli incroci più pericolosi della nostra città, e sfido anche il ciclista più abile, e qui ne abbiamo due, abbiamo Stella e Alessandri che sicuramente saprebbero come affrontare questo tipo di problema, sfido chiunque di loro a non aver paura a percorrere in bicicletta quel tratto e a non dover scendere, che comunque è una rottura di carico e si sa che le rotture di carico sono quanto di peggio ci possa essere per un sistema integrato di trasporto. Abbiamo, e lo dico grazie agli interventi per i mondiali di ciclismo, perché non potrebbe essere diversamente in questo momento, date le condizioni di difficoltà che abbiamo a livello di bilancio, e non vedo accanto a me, lo vedo là,
l'assessore Petretto che me li può confermare, grazie a i mondiali di ciclismo noi possiamo anche risistemare tante delle piste ciclabili che in alcuni casi non sono decorose e sono come erano, come lo erano tante strade della nostra città prima dei nostri interventi fattivi, un campo da golf. E soprattutto dobbiamo creare, al di là delle zone pedonali dove abbiamo dato una risposta vera alla necessità di chi vuole usare la bicicletta nella nostra città, dobbiamo realizzare aree ciclabili, aree pedonali accessibili alle bici e la realizzazione sempre maggiore. Ne parlavano alcuni cittadini ieri sulla mia bacheca di Facebook, di alcune aree di zona 30 per gli interventi di moderazione della velocità. Anche su quello io vorrei avere un consiglio comunale che mi stimola, perché ho paura, e magari sarà una paura immotivata, che al primo intervento di area 30, al primo intervento di area 30 ci siano le paginate come vidi anni fa, quando una giunta di centrodestra, o perlomeno una giunta di pentapartito, era la giunta di Morales, fece tutto il centro cittadino ad area 30. Mi ricordo le polemiche anche all'interno della stessa maggioranza, perché si considerava l'ipotesi di andare in centro storico di Firenze, il centro storico patrimonio dell'umanità, quel patrimonio dell'umanità che tutti noi ci riempiamo la bocca, consideravamo l'idea di andare a 30 all'ora una follia. Mi ricordo il dibattito di chi diceva: la mia macchina non riesce neanche a tenerla alla velocità di 30 all'ora. Faccio presente che nelle città il limite è 50 all'ora e ci vorrebbe da parte di tanti, soprattutto da parte di chi fa politica, una maggiore consapevolezza che fare la battaglia solita contro autovelox e tutti i sistemi di limitazione della velocità è una battaglia contro la civiltà, è una battaglia contro la sicurezza. Ci vuole questa consapevolezza da parte della politica, e invece tante volte vedo consiglieri comunali fare battaglie di retroguardia, battaglie che cercano di sconfessare l'amministrazione comunale sugli autovelox, sui sistemi di controllo della velocità, come se far andare le persone a 60 all'ora massimo nelle città sia un sistema per fare cassa, è un sistema per proteggere i cittadini, per proteggere i ciclisti, per proteggere quei ciclisti che negli ultimi tempi, grazie a manovre avventate alla velocità, sono morti perché sono gli utenti più deboli della mobilità nelle città. Quindi, da parte vostra, da parte di questo Consiglio, io chiedo un'assunzione piena di responsabilità, perché se ci sono da fare delle battaglie di sicurezza si facciano tutti assieme, altrimenti si fanno grandi dichiarazioni di intenti. Si chiedono, magari per dare un contentino all'associazione di ciclisti, che con noi, anche se con un rapporto spesso conflittuale, perché può capitare, con noi ci parlano, per dare un contentino si chiede l'intervento dell'assessore e poi magari non si sta neanche attenti, perché indaffarati in tutt'altre faccende. E questo lo dico da persona che non è, come dicevano i prima consiglieri Stelle e Alessandri, non è sicuramente il più grande, anche se appassionato di ciclismo, fruitore della bicicletta, è sicuramente una persona che ha un rispetto massimo, perché a Firenze mi si usa un sistema di mobilità non inquinante e sicuramente un sistema che andrebbe aiutato molto di più. Vi do un po' di dati e poi concludo, perché vedo che vedo veramente un'attenzione, poi magari con l'associazione di ciclisti, che fanno davvero un lavoro serio e continuativo, mi confronterò in separata sede. Vi do gli interventi realizzati nel 2011. Pista ciclabile del viale Michelangelo, lunghezza 2 km.
pista sull'Arno quartiere 4, dal ponte della tranvia alla passerella dell'Isolotto. Sei svegliato ora, consigliere Galli? Eravate un po', lo so che le ascolta, eravate un po' indaffarati da altre faccende, lo capisco, ci sono le primarie, anche da parte vostra tra breve. Pista sull'Arno del quartiere 4, lunghezza chilometri 1, non so a chi mi rivolgo girando, ma insomma ci provo. Al vicepresidente, persona seria e presente. La pista di via Panciatichi, 800 metri, quella pista ciclabile fatta perché tanti lavoratori di quell'area ci chiedevano un sistema di mobilità alternativa. Io vi farei vedere le lettere da parte dei residenti contrari a quella pista ciclabile perché magari mangiava qualche posto macchi. Via Modigliani, 120 metri, servizio di raccordo. Piano di recupero ex Gover, una pista ciclabile dietro le piagge, 1,3 km, illuminato tra l'altro con tutti lampioni ecologici. Interventi nel 2012. Pista Viale Guidoni, nuovo palazzo di giustizia, 650 metri. Via del Sansovino, via Boccafumi, 800 metri. Pista lungo l'Arno, Lobiol verso il Girone, 2000 metri, quindi 2 chilometri. Interventi futuri e poi vi lascio, ascolto naturalmente Sabatini, De Zordo e Fittante, mi piacerebbe che anche qualcun altro poi dicesse qualche cosa. Abbiamo intenzione di fare la pista ciclabile in via di Villa Magna, 1 chilometro, i lavori inizieranno in questo periodo. Abbiamo intenzione di fare una pista ciclabile in via Magellano, è in corso di redazione il progetto esecutivo. Abbiamo intenzione di fare una pista ciclabile in via Perfetti di Casoli, proseguimento verso il polo scientifico della pista di via Panciatichi appena realizzata. Realizzazione della pista ciclabile in via Lazio, in via della Sala delle Piagge, per il completamento del piano di recupero ex Gover. E completamento, e questo è quanto è importante, vicepresidente, invece di ridere faccia dire qualche cosa perché... Io la so. Prego, e mi confronto con chi le cose prego, le fa. Prego. E soprattutto il raccordo per il completamento della pista ciclabile nella zona di Novole, mediante una serie di interventi all'interno del piano di recupero ex Fiat. Io chiuderei qui il mio intervento. Dispiace che un appuntamento importante richiesto da voi sia passato quasi completamente, non dico da parte di tutti, nella più completa disattenzione. Non per me, perché io continuerò a confrontarmi magari nelle sedi opportune, magari nelle commissioni dove queste tematiche le affrontiamo con cadenza perlomeno mensile, e soprattutto con le associazioni con le quali, ripeto, ho spesso un rapporto conflittuale, ma ho un rapporto perché credo che nonostante tutto, nonostante a volte un'idea un po' manichea della mobilità che loro hanno, bisogna ringraziare nelle nostre città oberate dal traffico e dallo smog, chi quotidianamente, mettendo spesso a rischio anche la propria esistenza, decide di fare una scelta controcorrente, di non usare la macchina e di girare per una città come Firenze, patrimonio dell'umanità, lo voglio ribadire visto che tutti ci riempiamo la bocca, con un sistema ecologico come la bicicletta. Vi ringrazio. Grazie all'assessore Mattei. Massimo Sabatini. Grazie Presidente. Io l'ho ascoltata con molta attenzione, Assessore, quindi
la tranquillizzo sul fatto che quando lei parla ci sia qualcuno che la segue. Io l'ho seguita molto in dettaglio. Lei ha cominciato da dei dati, presentando una situazione, poi ha fatto una lunga dissertazione e poi ha finito con altri dati. Strano che i primi dati e gli ultimi dati siano in totale contraddizione. Veniamo da dove ha iniziato. Lei ha iniziato dicendo: c'è mancanza di percorsi. Ho preso appunti, l'ho scritti, C'è una scarsa connessione tra i percorsi, mancanza di parcheggi adatti alle biciclette e c'è il grave problema dei furti di biciclette. Questa è esattamente la realtà. Mi sembra un terribile biglietto da visita per la città che dovrà ospitare i mondiali di ciclismo il prossimo anno. Questa è la realtà. Questo è il dato giusto. Quello che poi ha raccontato dopo è in contraddizione e non è quello giusto. Ma io voglio restare su questi dati. Le do un altro dato che magari poteva fare da corredo al suo intervento. Prendo due date. 25 giugno del 2009, il giorno di insediamento del sindaco Renzi, e oggi, che è il 19 novembre del 2012. Sono passati 1236 giorni, 1236 giorni da quando nel vostro programma di mandato, nel vostro programma elettorale, che si riduceva a quella simpatica storiella dei 100 punti, poi ribadita nel programma di mandato, al punto 33 e 34 si diceva ABC la valorizzazione delle biciclette e al punto 34 a posto le piste, cioè mettere a posto le piste. Dopo 1236 giorni la situazione è quella del suo prologo del discorso, usando un termine ciclistico, ossia uno strazio, che è l'esatta analisi delle piste ciclabili oggi a Firenze. Uno strazio. E sa chi lo dice che sono uno strazio? La signora Carla Lucatti dell'associazione dei ciclisti che lei ha citato, che è qui dentro, che ci ascolta, che ci scrive praticamente ogni mese da quel giorno, dal 25 di giugno del 2009, quando magari anche lei, in cuor suo, non so da che parte politicamente sta, però vide eleggere un sindaco che diceva faccio queste cose, sperava le facesse, invece non l'ha fatte. Io ho assistito qui dentro a questo consiglio più volte al richiamo verso il consigliere delegato che abbiamo fatto noi del gruppo della Lista Galli, che hanno fatto altri gruppi di opposizione, sono giunte anche da consiglieri di maggioranza degli stimoli a fare qualcosa. Ma in realtà con che cosa ci ritroviamo? Sulle stesse piste che lei ha ricordato citando in questi oltre tre anni, 1236 giorni le ricordo io, che è stato fatto. Abbiamo delle piste ciclabili, tipo quella del Ponte Rosso, dove nel bel mezzo c'è un platano. Sempre al Ponte Rosso, nel bel mezzo della pista ciclabile, c'è un semaforo e abbiamo la pista ciclabile più corta del mondo, 1,5 metri di rosso che fa il giro tondo del semaforo. Ridicolo! Roba che è stata segnalata da 3 anni e che nessuno ci ha posto rimedio. Nessuno è intervenuto sulle piste ciclabili. Vi sono piste ciclabili, come quella del Viale dei Mille, che lei non ha citato, che corrono tra pedoni e biciclette sullo stesso fronte, un altro terribile caso di promiscuità, perché la pista ciclabile dovrebbe, virgola, per legge, virgola, essere protetta sia per colui che vi gira in bicicletta che per i flussi di traffico, che siano di macchine o anche di pedone che gli corrono a fianco, e quella non è protetta. L'ho vista ieri tornando dallo stadio, che sono tornato a piedi. I ciclisti si mescolano ai pedoni, soprattutto in un giorno di grande afflusso come quello della partita della Fiorentina. E quella pista ciclabile non ha avuto un intervento che sia uno, dove forse il dovere della sua struttura, degli uffici e del consigliere delegato Gallo doveva essere quello di proporre un intervento che separa il marciapiede dalla pista ciclabile. Ma sto facendo un esempio. Il
caso del Viale Belfiore, che passando, provenendo dal Viale Strozzi per andare al Viale Belfiore, è un terreno accidentato tipo Baghdad, cioè una cosa catastrofica. Nessuno è intervenuto in 3 anni su quel pezzo di pista ciclabile. Vi potrei citare il caso di Don Minzoni, dove in 300 metri di strada c'è da fare 4 attraversamenti. Una cosa ridicola. Non è un qualcosa che lei può presentare, abbiamo fatto questi 9 chilometri, questi 7 chilometri, questi 12 chilometri. Si doveva fermare all'inizio. Abbiamo 52 chilometri di piste ciclabili che fanno schifo. Grazie. Parola Ornella Di Zoli. Sì, grazie. Ma allora, io non ripeterò cose che sono già state dette, esempi concreti che ha fatto il collega che mi ha preceduto di quello che non va. Io credo che, diciamo, il polso di quale sia la reale situazione in cui versa in questa città la struttura che dovrebbe sostenere la mobilità dei ciclisti è rappresentato da 2 documenti che ci sono arrivati, che quindi tutti noi abbiamo ricevuto. Uno firmato da Massimo Boscherini per appunto Firenze in bici e Carla Lucatti per Città Ciclabile, e l'altro che è arrivato questa mattina, Città Ciclabile e l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Firenze. Perché cito questi? Ma perché guardate che noi consiglieri, almeno alcuni di noi, molte volte qui hanno riportato i problemi di questo aspetto della mobilità, che è un aspetto, ricordo, che riguarda non pochi fiorentini che in maniera del tutto coraggiosa si ostinano a usare la bicicletta, perché sono circa 30.000 le persone che la usano ed è una percentuale interessante di tutto quello che è il traffico, tra l'altro. Quindi dovrebbe essere interesse di un'amministrazione incentivare al massimo questo in tutta sicurezza. Noi l'abbiamo detto, ridetto, però poi ci sono delle associazioni che di questo si occupano nello specifico, conoscono benissimo la situazione e se ci scrivono e ci riportano in dettaglio delle richieste, sottolineando che le richieste fatte e rifatte non sono state esaudite da questa amministrazione, noi francamente, più che tanti discorsi, prendiamo le loro richieste, le traduciamo in un atto di consiglio e sottoponiamo a questo consiglio almeno qualcosa di concreto, perché io veramente mi sono stancata di ripetere in quest'aula quello che non va, quello che ci vorrebbe sul piano della sicurezza, sul piano dello spezzettamento delle piste ciclabili, come manchi tutto questo raccordo all'interno di uno stesso percorso, come, insomma, tutte le solite cose. Io non so, sono andata a rivedere, ci sono tanti atti di consiglio, il bello è che sono anche stati approvati, perché noi siamo molto bravi ad approvare gli atti, poi ci vorrebbe una giunta che recepisce gli indirizzi del consiglio, perché noi più che dare un indirizzo non abbiamo certamente la facoltà esecutiva, quindi noi diamo un indirizzo. Questi indirizzi poi dopo si perdono, molte volte è successo. Nel caso della bicicletta, insomma, dall'inizio di questo mandato c'è stata una mozione che ha riassunto degli impegni già presi in precedenza, quindi erano cose urgenti, eccetera, eccetera. Dall'inizio del 2009, insomma, faticosamente qualche pezzettino. Allora, per farla breve e per appunto concretizzare un po' queste richieste, sottolineando che sono riprese dai 2 documenti che ho citato in apertura, ho depositato 2 ordini del giorno che sono però stati firmati anche dai colleghi Grassi, Spini, Scola, Fittante e Di Puccio, che chiedono delle cose semplici. I colleghi ce lo dovrebbero avere sott'occhio, ma insomma qualcosa lo posso dire, anche solo il titolo: il completamento entro il 2012 dei lavori di ricucitura e riverniciatura degli attraversamenti. È una questione urgente
di sicurezza per chi va in bicicletta, due, di permettere il famoso transito bidirezionale nelle aree pedonali, anche questo non è mica la prima volta che si chiede, tre, di creare un vero ufficio bici che si occupi della redazione di un piano generale della mobilità ciclistica, perché è inutile altrimenti che continuiamo a rabattarci con un'unità di personale allocata nell'ufficio mobilità, insomma, no, è chiaro che si deve dare importanza a questo e ci vuole un ufficio bici. Applicare finalmente la legge 366 del 98 che prevede l'utilizzo del 10% dei proventi delle multe a favore della mobilità ciclistica. Anche questo c'è una norma di legge, insomma, fate voi, perché sennò di destinare una quota dei fondi mondiali del ciclismo 2013, una quota non marginale, cioè non la briciola della briciola, alla realizzazione di quelle infrastrutture che garantiscano più sicurezza per i ciclisti. Va bene, quindi questo è l'altro punto. E poi un altro ordine del giorno separato che impegna l'amministrazione ad attuare interventi per diminuire la velocità del traffico dei mezzi a motore, creando delle zone, come si chiamano, le zone 30, con dei dissuasori. Allora, questo è un elemento, ce lo chiedono le associazioni, è intuitivo, è un esempio di civiltà, perché guardate che la velocità a cui sono arrivate le macchine in questa città è pericolosissima. Allora, le zone 30 sono un elemento di civiltà, vanno fatte, studiate, dove vanno sistemate, dove messe, con dei dissuasori, e vedrete che già così i ciclisti possono, e anche i pedoni, possono circolare per le strade di questa città in maniera meno pericolosa. Non starò qui a citare i dati, va bene, i decessi che sono avvenuti dall'inizio dell'anno di persone in bicicletta. Allora, su questo io chiedo ai colleghi di guardare questo testo che vi è stato consegnato e quindi poi tra poco verrà messo in votazione. Grazie. Grazie. La parola al consigliere Giovanni Fittanti. Grazie Presidente. Colleghi, Assessore, sulla questione della mobilità ciclabile abbiamo discusso, direi, tantissime volte in questo Consiglio. Molti colleghi e anche personalmente ho presentato degli atti di indirizzo, peraltro uno inizio consigliatura, in cui invitavo e si faceva appunto un indirizzo alla Giunta per far sì che si andasse in questa direzione, tradotto, cioè si facessero più piste ciclabili, si arrivasse anche ad avere il bike sharing. Purtroppo devo constatare, ahimè, con molto dispiacere, che su questo tema, che peraltro era uno dei punti principali del mandato elettorale, per cui anche dei famosi 100 punti, ma direi di più, nel programma del sindaco era una delle priorità. Se bisogna fare una valutazione oggi, possiamo dire che su questo tema, per il momento, almeno ad oggi, questa giunta ha fallito e questa maggioranza anche, nel senso che non siamo stati in grado a dare delle risposte decenti, cioè tali da poter dire su questo tema abbiamo dei risultati. Purtroppo oggi diciamo che non ne abbiamo dei risultati e le soluzioni che lei prospettava, Assessore, mi sembrano francamente molto deboli, cioè portare come soluzione il fatto di targare le biciclette mi sembra francamente, come dire, insomma, il non voler affrontare il problema. Anche l'indicazione, nonostante la buona volontà del consigliere delegato Gallo, che chiaramente è un ruolo che non ha poteri esecutivi, per cui è puramente, come dire, di studio dei dati più che altro, insomma, essendo anche la sua competenza in questo senso importante, però sotto il profilo operativo non c'è assolutamente nessun tipo di risposta. Non parlare poi del bike sharing, che è diventato un oggetto misterioso.
era dall'inizio di legislatura che doveva essere fatto il bike sharing in tutte le sue forme. Abbiamo fatto di tutto e di più, approvato atti, preparato, fatto annunci roboanti di bike sharing in questa città, non se ne vedono, e per di più sempre annunciati ma mai verificati. Io avevo chiesto in un atto di indirizzo, e ho fatto anche poche settimane fa una lettera al sindaco, all'assessore competente, che almeno ci dessero delle risposte su un elemento certo, e cioè a dire, perché poi l'aumento delle piste ciclabili sono un po', come dire, si aggiunge 100 metri, un pezzo di qua, un pezzo di là, e dice abbiamo fatto le piste ciclabili. Il punto è, almeno, dico almeno, arrivare ad avere un corridoio nord, sud, est, ovest in sicurezza, cioè a dire se una mamma con il figlio, col bambino o chiunque, quasi cittadino, con la bicicletta vuole andare in sicurezza da una parte all'altra della città, seppur allungando il percorso possa avere questa tranquillità e serenità di non essere investito, o meglio di non fare un pezzo di strada e poi trovarsi nel mare magnum, diciamo, del traffico senza nessun tipo di tutela. Almeno questo io chiedo fortemente e invito, abbiamo ancora un anno e mezzo, due, o meglio dovremmo avere, adesso poi non si sa bene che succederà da qui a una decina di giorni, primarie e quant'altro, ma se avremo la possibilità di avere ancora questo scorcio di consigliatura, almeno che si finisse questa consigliatura con due elementi: uno, di aver fatto un corridoio nord-sud-est-ovest per far sì che le mamme possono andare in sicurezza, diciamo, in città in bicicletta; due, che si facesse questo bike sharing, che naturalmente a costo limitato, non certo a costi importanti. Insomma, abbiamo una città che, per, l'ha detto lei stesso, per caratteristiche anche climatiche, se vogliamo, è assolutamente proprio adatta alla mobilità ciclabile. Vediamo se riusciamo a dare una risposta. Non è possibile che annunciamo un giorno sì e un giorno no delle soluzioni o delle proposte per poi verificare nel concreto che non sono stati mai realizzati. Allora, io non so più cosa fare, nel senso che abbiamo fatto atti di indirizzo, abbiamo denunciato la questione, abbiamo fatto le lettere e quant'altro. Cioè, vorrei che per una volta finalmente la Giunta su questo tema si pronunciasse. In modo concreto, cioè chiedesse delle risposte in cui si dice bene, noi abbiamo fatto questo e lo si può verificare concretamente. E qui auspico e mi auguro che su questo tema ci sia un impegno concreto diverso da quello che è stato fino ad oggi. Grazie. Bene al consigliere Fittante, la parola a Francesco Ricci. Sì, grazie Presidente. Niente, io volevo iniziare il mio discorso dicendo che trovo ingiusto e non concordo con le parole dell'assessore che ha ripetuto più volte, alludendo alla disattenzione e al disinteresse da parte del Consiglio su questo tema. Credo che oggi sia stato un Consiglio particolare, soprattutto nella prima parte, quando lui ha fatto queste affermazioni, perché c'era una manifestazione, diciamo, di protesta dei dipendenti del Comune che hanno in qualche modo creato questa disattenzione, ma non credo che si possa dire in assoluto che i consiglieri sono disattenti e disinteressati al tema delle biciclette, e questo lo posso anche dimostrare, perché ci sono tanti consiglieri che si sono impegnati fin dall'inizio della loro consigliatura firmando un patto per la bicicletta con le associazioni ambientaliste, e ci sono molti consiglieri che hanno presentato più volte, ripetutamente, un sacco di mozioni che sono andate in qualche modo non ascoltate dalla scorsa amministrazione e dall'attuale, e quindi probabilmente alcuni consiglieri sono anche, permettetemi la parola, depressi dal fatto che scrivono, fanno, ma poi alla fine non si conclude, diciamo, quello che ci si aspetta. Quindi questa cosa qui la volevo dire, perché altrimenti anche non si spiegherebbe come mai in maniera regolare ci è arrivato a tutti una serie di documenti da parte delle associazioni ambientaliste che si dice di ascoltare, ma poi appunto probabilmente si ascoltano, ma poi non si riesce a soddisfare in maniera piena le loro esigenze. E non parlo contro l'assessore Mattei, ma parlo con, diciamo,
dico questa cosa qui a tutta l'amministrazione. Io credo che i problemi che sono stati evidenziati sono quelli che c'erano anche diversi anni fa. Io ho fatto il presidente della commissione sviluppo economico, ho memoria che nel 2008, per la precisione il 12 di febbraio, abbiamo fatto un convegno per cercare di evitare i furti di biciclette. Sono passati 4 anni, anche diversi assessori diversi, insomma vari assessori al tema, ma non, su questo tema siamo sempre, diciamo, fermi, non si è fatto nessun tipo di iniziativa che sia tale. Io credo appunto sia uno dei temi interessanti. Ha parlato l'assessore di scarsa connessione fra le varie piste ciclabili, mancanza di spazi tosta e furti di bici. Sui furti di bici io credo si debba smettere di parlare, si debba fare, perché quando si fece il convegno ci fu detto che ci voleva una massa molto ampia di persone che aderivano volontariamente a questo tipo di targatura e che bisognava fare anche molta pubblicità di questo fatto. Quindi io mi aspetto che questa cosa venga fatta e che si venga a parlare di come è stata fatta, se è stata fatta bene o male, ma che sia stata fatta. E poi ecco, credo che un'altra cosa importante da fare sia quella di dobbiamo dare un cambio di passo a questo impegno sulla bicicletta. Io quando ho iniziato questa consigliatura mi aspettavo onestamente molto di più da parte mia, da parte dei consiglieri, ma anche da parte proprio dell'amministrazione. E in particolare una cosa che io credo che darebbe un significato anche a un cambio di passo è proprio questo dell'ufficio bici, cioè avere un responsabile della ciclabilità cittadina, perché una cosa è avere un tecnico che si occupa di piste ciclabili e una cosa è avere un responsabile della ciclabilità, sono due cose differenti. Io credo in altre città, anche più piccole forse di Firenze, ci sono dei responsabili che pensano a dei piani della mobilità ciclistica, a dei tempi di realizzazione, che portano avanti un discorso, un dialogo con le associazioni, che va anche al di là proprio della costruzione delle piste ciclabili. Questo credo sia un'esigenza che c'è sempre stata, però ecco, in qualche modo o ci viene spiegato in motivazioni per cui non è utile, oppure rimane un'esigenza da parte dei cittadini e anche di alcuni consiglieri. Altra cosa che io sollecito è una manutenzione dell'esistente, cioè sicuramente i dati confortanti di alcune piste ciclabili, alcuni pezzi nuovi fatti che l'assessore ci ha dato sono dati importanti che testimoniano che l'amministrazione non è ferma ma si sta muovendo. Chiaramente la città è grande e i problemi sono tanti, però ecco, una manutenzione anche dell'esistente, comunque un piano di manutenzione pluriennale dell'esistente potrebbe essere un qualcosa che dà un prego, facciamo concludere Francesco Ricci. Concludo, quindi anche finisco anche con un'attenzione maggiore anche al rispetto alle piste ciclabili, perché l'esempio che veniva citato in alcuni documenti della pista ciclabile di via Giovanni Paga lo trovo piuttosto eclatante, cioè c'è una pista ciclabile che permette un percorso importante della città che è chiusa da diverso tempo e non si ha mai la certezza se si può fare o non fare, e quindi questa attenzione anche durante i cantieri alla mobilità ciclabile. Io sottolineo questa necessità di un cambio di passo in questa parte di legislatura che abbiamo di fronte per cercare di fare meglio e di più di quanto abbiamo fatto finora, perché Firenze effettivamente ha le caratteristiche per essere una città ciclabile al meglio e anche in previsione del mondiale del ciclismo potrebbe essere un'occasione per rilanciare la nostra politica su questo tema. Grazie. Grazie a Francesco Ricci, la parola a Marco Stella. Grazie Presidente, grazie anche all'assessore. Mi consenta di dirle, assessore, che siccome lei ci ha detto che andava da Novoli in Via Europa in bicicletta, delle due l'una: o lei ha detto una grande bugia, magari confondendosi, oppure sa benissimo che andando da Novoli in Via Europa in questa città non vi è la possibilità di farlo in bicicletta, perché non vi è una pista ciclabile che collega il nord di Firenze con il sud di Firenze.
Se fosse così, cioè se lei davvero attraverso la bicicletta avesse fatto quel percorso, significherebbe che in 3 anni lei è venuto meno a quello che avrebbe dovuto fare, cioè costruire un sistema di piste ciclabili non solo all'altezza di quel nome lì, ma che fosse all'altezza della nostra città. E l'esempio più eclatante, e questo è un dibattito, come dire, nullo, che non ha significato, che non ha spessore, non siamo noi che non l'abbiamo ascoltata, ma è l'assenza del sindaco, è l'assenza dell'assessore allo sport, è l'assenza dell'assessore all'ambiente, cioè tutti quegli assessorati, molto probabilmente tranne il suo. Lei era il meno indicato oggi a fare la comunicazione, lei era la persona meno adatta a venire in consiglio comunale a dirci quali sono i progetti, cosa ha fatto o cosa non ha fatto questa amministrazione, a confrontarsi con il consiglio comunale. Vede, lei ha certificato la morte politica, naturalmente, del consigliere delegato. Cioè lei ha esordito dicendo che in questa città non ci sono spazi per mettere le bici, i furti è un problema al quale noi non abbiamo dato una risposta e che non c'è un sistema di piste ciclabili che si intersecano fra di loro, che parlano fra di loro, cioè un sistema di piste ciclabili serio. Lei ha ammazzato il suo consigliere delegato. È vero che ormai la delega per il sindaco Renzi è diventata un bollino all'Esselunga, cioè una delega e un bollino ormai è un sì, non si tolgono a nessuno, con i bollini si prendono i pupazzi all'Esselunga, non so che cosa si faccia della delega, cosa ne faccia della delega il consigliere Gallo, perché devo dire che in 3 anni non se ne è accorto nessuno che ha fatto qualche cosa. E allora davvero, a parte le spillette, il tema della mobilità ciclabile è un tema serio, è un tema talmente serio che non dobbiamo fare un consigliere delegato, noi dobbiamo avere un assessore che è il riferimento, perché l'assessore è lo strumento attraverso il quale si pianifica la mobilità ciclabile, attraverso il quale si fanno gli interventi, attraverso il quale abbiamo i fondi da spendere per far sì che il sistema delle piste ciclabili sia un sistema che funziona veramente. Guardi assessore, noi abbiamo presentato in Consiglio Comunale un sistema della ciclabilità a Firenze, domani faremo un convegno dove affronteremo in maniera seria, pacata, discutendo con gli interlocutori giusti, cioè con le associazioni, col vice sindaco Nardella che ha la delega allo sport e che si appresta, e quale va il nostro in bocca al lupo, ad affrontare il mondiale di ciclismo a Firenze. Però il tema è talmente serio che lo dobbiamo porre in un contesto più ampio, che non si può pensare di ridurlo. Assessore, però lei non può venire in consiglio a dire che i consiglieri sono disattenti quando lei, appena finito l'intervento, ha cominciato a telefonare, ha mandato il suo addetto stampa a fare il comunicato, ha parlato col vicepresidente Scino ed è stato molto assorto a fare tutto questo, tranne che ascoltare gli interventi, fra l'altro molti della sua maggioranza. Si sarebbe accorto, se avesse seguito un attimo il dibattito, che il consigliere Ricci le ha appena detto che questa giunta, che questa amministrazione ha fatto ben poco per la mobilità ciclabile in questa città. Forse è stato molto più attento, le faceva molto più piacere che la consigliera Pezza attaccasse l'assessore De Giorgi, rispetto alla critica che le ha fatto, il consigliere Ricci. Vede, noi vogliamo una mobilità in questa città e abbiamo proposto la ponzonatura per le biciclette, abbiamo chiesto maggior rastrelliere, il consigliere Tenerani si è battuto in questo consiglio comunale per far sì che ci fossero dei posti dove lasciare le bici. Perché, vede, l'uso della bicicletta è prima un approccio culturale. La domanda è: perché non consentite di portare le bici sulla tranvia? Perché non consentite di portare le bici sull'autobus? Perché non fate le piste ciclabili? Perché non educate i bambini all'uso della bicicletta? Perché non c'è un sistema di piste ciclabili che colleghi le scuole con le abitazioni, cioè i centri abitati con le scuole? Vede assessore, voi avete fallito in tutto per quanto riguarda il sistema della mobilità ciclabile in questa città. Siccome noi crediamo, e chiudo perché mi sembra davvero che questo dibattito non solo non porti contributi, ma che si continui ancora a parlarne da 3 anni, noi vogliamo vedere atti concreti. Su questo ci piace confrontarci, noi ci auguriamo che il consigliere Gallo, dopo la sfiducia di oggi... Prego, si faccia continuare. Concludo. Rimetta,
rimetta la delega, perché ci sembra davvero che la sfiducia della Giunta e di tutto il Consiglio Comunale nei confronti di Gallo ormai sia palese ed evidente, ma anche per amor proprio e per rispetto, come dire, per il lavoro che fa, perché qui di lavoro davvero se n'è visto poco. Io sfido chiunque di noi a ricordarsi di un atto che il consigliere Gallo ha portato al Consiglio Comunale, di una pista ciclabile inaugurata, di un, come dire, di una rastrelliera fatta, di un collegamento fra le piste, di un sistema della mobilità intelligente, di posti, di cultura. Noi vogliamo parlare di cultura della mobilità ciclabile. Ecco, davvero, Gallo, rimetta le deleghe e speriamo che da domani in poi questa città possa avere davvero un interlocutore con il quale confrontarsi e un sistema della mobilità ciclabile che funzioni davvero. Grazie. La parola a Salvatore Scino. Ma io sono sempre andato in bicicletta a Firenze. E vorrei dire che nel 2007 ho raggiunto il record dei furti delle mie biciclette, perché nel 2007 me ne hanno rubate sei in un anno. Le compravo poi di seconda mano e purtroppo, ma non è colpa di nessuno, perché penso che sia una piaga un po' in tutte le città, purtroppo è una questione di malcostume, e non voglio certo addebitare la colpa all'amministrazione che c'era in quel tempo, ci mancherebbe altro. Quindi questo è un argomento che lo vedo molto, molto strumentale, no? Quando si parla dei furti di biciclette, così. C'è anche un vecchio film che tutti quanti noi ricordiamo, I ladri di biciclette, molto famoso, quindi. E vorrei dire anche che negli ultimi anni, nonostante le difficoltà, il traffico, l'inquinamento, e quando vado in bicicletta non posso non constatare che ci sono state delle migliorie enormi. Io per anni ho frequentato anche Novoli, no? Per vari motivi, e quando costruivano il polo universitario o il tribunale mi chiedevo, chissà, magari faranno una bella pista dove si potrà andare con la bicicletta. Purtroppo questo non è avvenuto. Ci sono migliaia, poi questa amministrazione in qualche modo ha cercato di porre rimedio, sta cercando di porre rimedio, e credetemi, quando vengo in centro con la bicicletta è un piacere, però, perché trovo, passo da Piazza Duomo, Piazza Pitti, faccio alcuni percorsi che prima erano altamente pericolosi da fare con la bicicletta. Io prendo con soddisfazione quanto ha fatto questa amministrazione per creare nuove piste, il programma che ha di farne altrettante. Stavo leggendo, ho seguito con molta attenzione la comunicazione dell'assessore, apprezzo il lavoro che sta facendo il consigliere Gallo, nonostante i problemi economici che ci sono, però mi pare che in questa città sono state apportate fino adesso delle notevoli migliorie per le piste ciclabili, e sono in dubbio queste cose, ma io ripeto, vado in continuazione in bicicletta, quindi le vedo. Certamente si potrebbe far di più, come tutte le cose, però io credo che le migliorie sono innegabili. Guardate, l'altro giorno sono venuto in centro con degli amici in bicicletta e si diceva proprio questo: ma guarda che bello poter passeggiare con la bicicletta in via Martelli, poter fare il giro in piazza del Duomo, andare a Pitti. Ma vi sembra poco? In una città che prima era in pieno caos e dovevi stare attento non solo agli autobus, ai 2000 e passa autobus che passavano per Piazza Duomo, ma anche alle tante macchine. Quindi
Io vorrei proprio dire all'assessore di continuare su questo difficile lavoro, perché poi Firenze è una città piccola e si fa, ci sono le manifestazioni ai comitati, se si chiude Piazza Pitti oppure se si creano aree pedonali. Poi ci si lamenta che mancano le piste ciclabili. Allora decidiamo come vogliamo far vivere questa città. È una città piccola e io auguro all'amministrazione e anche a me stesso che aumentino le zone pedonali a favore delle piste ciclabili. Grazie ancora. Razzanelli. Unicamente per far presente all'assessore Mattei, che c'erano due situazioni di pericolosità che dovrebbero essere risolte, per le quali avevo presentato anche due mozioni. Una in piazza Ravenna, quando si entra in piazza Ravenna e da via Villa Magna, dove c'è una curva a 90 gradi, dove stretta e pericolosa per pedoni e per i ciclisti che ci passano. La seconda, quando arriviamo in piazza Ferrucci, dalla pista ciclabile, e lì si interrompe e non è stato fatto né un attraversamento pedonale né una messa in sicurezza l'attraversamento del ponte San Nicolò. Sarebbero due temi abbastanza semplici da risolvere, che potrebbero eliminare due punti pericolosi delle piste ciclabili. Grazie. Grazie a Razzanelli. La parola a Mario Tenerani. Grazie Presidente, no, si è già espresso per quanto riguarda il nostro gruppo, il capogruppo Marco Stella. Io volevo soltanto aggiungere che, Assessore, noi la ringraziamo comunque per l'impegno e anche per l'intervento esaustivo. Il problema però c'è, il problema è grande, probabilmente è grande per lei nell'affrontarlo, è grande perché Firenze viene da anni e anni di criticità per la viabilità in bicicletta, un problema che è adesso, del quale adesso si ha contezza, Assessore, fino a qualche anno fa non se ne aveva, però c'è molto a lavorare. Io credo che i punti principali siano due: le piste ciclabili, che devono essere sicuramente migliorate, mancano, e ce ne sono alcune che sono veramente impresentabili, sia dal punto di vista della sostanza, sia dal punto di vista dell'estetica. E poi c'è il grande problema, insistiamo, abbiamo fatto anche degli atti in Consiglio recentemente, sul parcheggio delle biciclette, Assessore, perché guardi, oggi parcheggiare la bicicletta nella rastrelliera, non dico che sia difficoltoso tanto quanto lo è con un'auto, ma comincia a essere problematico. Io stesso l'avevo sottoposto un paio di mesi fa e speravo che il consigliere Gallo se ne occupasse, ma non ho avuto risposta in questo senso, però vedo che è scritto a parlare, quindi magari qualcosa ci racconterà, perché il colmo dei colmi, Assessore, è che un problema di rastelliere ce l'abbiamo qua a casa nostra, in Palazzo Vecchio, quindi non è neanche difficile né per lei né per il consigliere Gallo, che tutti i giorni venite a Palazzo Vecchio, fare un test e rendersi conto che già in questa piazza non c'è possibilità più di parcheggiare. Io ho provato qualche volta, chiedo scusa, ma lo ammetto, ho provato, essendo in ritardo, ad agganciare la bicicletta al palo, ma giustamente il rappresentante della Polizia Municipale mi ha fatto presente che lì non si poteva mettere, quindi le alternative sono due: o me la carico in braccio e la porto dentro, oppure devo fare 100 metri e metri a piedi per trovare posto. Il problema è, io ho preso Piazza della Signoria come esempio perché è sotto gli occhi di tutti, dovrebbe essere semplice per noi. Il problema si pone in molte altre zone della città. Come lo affrontiamo una volta per tutte? Punto primo. Punto secondo, già in via De Gondi e in piazza della Signoria ci sono biciclette che sembrano dei rottami. Andiamo insieme a vederle, ne prendiamo visione, c'è qualcuno che si prende l'impegno per andare a verificare che probabilmente un terzo delle biciclette che sono lì nelle rastelliere andrebbero rimosse? Questo è un problema. Allora, se noi tutti insieme, noi raccogliamo, Assessore, il suo invito a lavorare tutti insieme, alla condivisione dello scopo, alla condivisione del tema delicatissimo della sicurezza. Le statistiche in Italia dicono che quasi tutti i giorni c'è un incidente mortale in bicicletta, quindi manca la sicurezza non solo a Firenze ma in Italia. Se vogliamo fare questo però bisogna comunque fare una ricognizione, bisogna comunque occuparsi del cittadino, bisogna invitare il cittadino a prendere la bicicletta. Allora noi come facciamo a spendere
spendere tutte le nostre energie nell'invitare il cittadino a prendere la bicicletta quando non c'è il posto per parcheggiare? Io voglio declinare questo verbo. Parcheggiare la bicicletta è diventato un problema, e questo è un problema centrale, e lo è tanto quanto è quello della corsia ciclabile, perché l'uno è legato all'altro e viceversa. Non ci vuole un grande ingegno, non bisogna essere Pico della Mirandola per arrivare a questa consecuzio che è naturale. E allora la mia vuole essere una provocazione: caro consigliere Gallo, scenda, vada in via dei Gondi, guardi piazza della Signoria, si renda conto che non c'è più un posto, tanto per cominciare, qua sotto di noi, per la bicicletta, e probabilmente possiamo insieme trovare delle soluzioni. Noi avevamo proposto anche all'interno di piazza della Signoria, si poteva trovare un paio di corner dove mettere intanto anche delle piccole rastrelliere che potevano alleviare un minimo il carico di biciclette che c'è qui in zona. E ripeto, il tema riguarda anche altre zone di Firenze. Quindi lavoriamo, lavoriamo e lavoriamo. Grazie. Grazie Tenerani. Mirko Dormentoni. Dove sono gli ordini del giorno? Ecco. Sì, grazie Presidente. Dunque io semplicemente per affermare alcuni punti che poi in buona parte sono già stati toccati dagli interventi dei colleghi consiglieri. Noi abbiamo disegnato una rete di massima, diciamo, della ciclabilità a Firenze nel nostro piano strutturale, come obiettivo di medio termine verso il quale tendere. L'obiettivo, in poche parole, si può dire che è quello di diffondere e far penetrare la ciclabilità, la possibilità di spostarsi tramite il mezzo bicicletta in tutta la città, a differenza della situazione odierna che vede ancora molte lacune. C'è un lavoro che sta facendo l'amministrazione tramite l'assessorato, tramite il consigliere Gallo, ma certamente non possiamo nasconderci, lo stesso consigliere Gallo lo ha fatto in passato, che c'è ancora molto, moltissimo da fare, anche rispetto agli stessi obiettivi che ci siamo posti come amministrazione comunale. E quindi ben venga un momento come questo in cui il Consiglio Comunale può fare un punto della situazione rispetto ad alcuni interventi realizzati e rispetto alle molte cose ancora da fare, che sono al di là di completamente nuove piste ciclabili, sono prima di tutto quegli interventi di ricucitura e di completamento di cui abbiamo parlato molte volte. Certo, questo si scontra con una carenza di risorse che riguarda l'intero piano triennale degli investimenti che il Comune di Firenze può mettere in campo e che viene ulteriormente, come dire, rivisto e ridimensionato in questi ultimi mesi, e verrà sicuramente fatto in modo importante con l'assestamento di bilancio, ma questo è un problema delle finanze non solo del Comune di Firenze, per cui saremo costretti a fare un'operazione di anche, come dire, fra virgolette, di verità, nel senso che purtroppo una serie di investimenti dovranno essere rimandati nel tempo, e quindi ci sono da fare delle scelte. Detto questo, però, penso che non possiamo non fare una scelta che dia un segnale più importante rispetto a quello che siamo riusciti a dare finora sulla ciclabilità a Firenze, e quindi sicuramente una serie di interventi anche non grandi, ma tanti piccoli e medi interventi di ricucitura e di completamento sono importanti.
per completare la trasversalità di cui c'è bisogno. Da alcune zone arrivare in modo sicuro e tranquillo in bicicletta fino alla zona dei viali e del centro di Firenze, per esempio, è praticamente impossibile. Io negli ultimi mesi ho cominciato personalmente a usare molto il mezzo bicicletta al posto del motorino e mi sono trovato a vedere meglio di quanto facessi prima quante cose ci sono da migliorare. Allora cerchiamo di farlo con il prossimo piano triennale, cerchiamo di fare degli investimenti in cui faremo delle scelte, toglieremo qualcosa alle strade, alle asfaltature e metteremo qualcosa in più in questo discorso di miglioramento e completamento e ricucitura delle piste ciclabili. Io vedo un paio di ordini del giorno che mi sembrano molto ragionevoli, anche appunto mirati su cose anche non impossibili, non di grandissimo e irraggiungibili obiettivi di lungo termine, ma cose sui quali, se riusciamo a fare uno sforzo tutti insieme con l'amministrazione e l'assessorato che ci mette un'attenzione ancora maggiore, forse potremo farlo. Quindi io penso che completare entro il 2012 i lavori di ricucitura e verniciatura, applicare il discorso del 10% dei proventi delle multe permettere il transito bidirezionale ai pedonali, destinare una quota non marginale dei fondi per il mondiale del ciclismo, soprattutto se venissero quelle quote aggiuntive di cui ci ha parlato il vice sindaco Nardella, che potrebbero arrivare sulla realizzazione di infrastrutture che garantiscano più sicurezza e più ciclabilità, e magari anche creare una struttura tecnica un pochino più dirottata in modo più esclusivo su questo, perché noi abbiamo degli uffici molto competenti e bravi che però sono oberati di tantissime competenze alla mobilità. Dovremmo forse studiare, questo però lo dico da persona che diciamo conosce la materia fino a un certo punto, quindi poi chiedo ulteriori chiarimenti nell'intervento del consigliere Gallo, però forse potremmo utilmente dedicare una qualche risorsa umana e strumentale in più, in modo più dedicato ai temi e ai progetti per la ciclabilità nella nostra città. Comunque noi dal punto di vista urbanistico la cosa la stiamo monitorando e abbiamo fatto anche un'audizione insieme alla Commissione Mobilità su questo poche settimane fa, e continueremo a farlo, perché anche nel regolamento urbanistico sarà importante dedicare un capitolo apposta che sia completato con progetti specifici e i relativi stanziamenti nel piano triennale di investimenti per le piste ciclabili e per la sicurezza della ciclabilità. Tommaso Grassi. Grazie Presidente, ringrazio l'assessore per la comunicazione. Credo però che, nonostante tutto, ora un po' disattento è lui anche per colpa di altri consiglieri, però insomma credo sinceramente che il voto, se così si può riassumere la politica sulla bici di questi ultimi tre anni di inizio mandato da parte della Giunta Renzi, da parte anche da quando finalmente in qualche maniera lei si è assunto la delega in qualche maniera della bici, visto anche l'assenza di quella che poteva essere la sua concorrente sulla delega delle bici, ovvero l'assessore Ebiti, credo sinceramente che non possa essere insoddisfacente, insufficiente nella sua gestione, non tanto perché non siano stati approvati progetti, siano stati messi finanziamenti, anche se, lo diciamo con chiarezza, lo ricordava poco fa la consigliera De Zordo, molti finanziamenti poi sono scomparsi alla fine dell'anno,
negli ultimi anni, presumiamo che risucceda la stessa cosa anche quest'anno, e nonostante le richieste pressanti, mi permetto di dire, provenienti da noi, dalla consigliera De Zorda, da altri consiglieri, per aumentare quei finanziamenti. Voglio ricordare a tutti, sulla richiesta delle associazioni, era stato richiesto di fare un forte investimento di almeno 1 milione di euro sulle piste ciclabili, e abbiamo presentato l'emendamento, e quell'emendamento in fase di bilancio è stato tragicamente respinto. Però dicevo, non tanto perché i progetti non esistano, non siano nei cassetti o non siano stati alla fin fine finanziati sulla carta, ma perché poi la problematica maggiore è la lentezza con cui l'amministrazione tramuta quello che è sulla carta, sui progetti, sui bilanci, in atti concreti. Non mi vorrei sbagliare, ma la pista ciclabile che lei ricordava poco fa di Piazzale Michelangelo, forse era 2 o 3 anni che stava nel bilancio del Comune di Firenze, e che comunque sia difficilmente ha visto la sua nascita. E poi mi permetto di dire, visto che più che altro, più che la prima parte del suo intervento, credo sia giusto valutare la parte finale, un po' mi ha fatto sorridere, mi ha fatto quasi tenerezza, mi permetto di dire, da parte dell'assessore, alla fine concludere: vorremmo fare, vorremmo mettere questo cantiere, vorremmo fare quest'altra pista, vorremmo fare quest'altro. Il problema è uno, è che di tutto quello che lei vorrebbe fare, alla fine nei bilanci c'è qualcosa, ma poi alla fine dell'anno viene tolto, e quindi come tale poi alla fine è sempre la solita promessa che rincorre l'anno di competenza. Concludo sulla questione anche della situazione di alcune piste. Lei nel 2011, me lo sono segnato, ha citato la pista ciclabile della Gorecina, molto cara soprattutto ai residenti della zona. Io la invito sinceramente ad andare a vedere, dopo le farò vedere alcune foto quando è finito il dibattito, in maniera tale che almeno in qualche maniera le possa rendersi conto anche lei. Sì, la pista ciclabile è stata inaugurata nel 2011, peccato che tragicamente le due siepi da una parte e dall'altra ormai si baciano in alcuni momenti dell'anno, e quindi impedendo la possibilità di passare da parte delle persone e dei ciclisti, e dallo stesso tempo quello che lei ha citato come il miracoloso il sistema di illuminazione, sì, miracoloso perché sta grondando il liquido all'interno degli accumulatori di energia. Benissimo utilizzare le tecnologie all'innovazione, le tecnologie innovative come quelle obiettivamente dell'energia elettrica prodotta da pannelli fotovoltaici, però obiettivamente dobbiamo anche mantenerli e dobbiamo anche farli funzionare. Cito alcuni residenti della zona che dopo qualche mese, dopo qualche settimana, questo è stato anche oggetto di un'interrogazione a lei rivolta, hanno detto alla fine quelle luci a noi non, più che farle funzionare ci avrebbero anche fatto piacere vedere almeno una notte come funzionavano. Ne ho parlato anche poco fa con il consigliere Gallo. Concludo semplicemente sulla questione dei mondiali di ciclismo. Se mi ricordo male, i mondiali di ciclismo prevedevano una quota di finanziamento per quanto riguardava i percorsi delle gare e una quota per quanto riguardava la messa in sicurezza degli incroci e la messa in sicurezza di quello che non era percorso di gara. Purtroppo, naturalmente per le restrizioni economiche, non è colpa di questa amministrazione, anche se in parte può essere ricondotta a questa amministrazione, quei fondi sono abbondantemente ridotti. E quella parte che non era tanto importante per chi gareggiava per i mondiali di ciclismo come manifestazione, ma era importante per chi tutti i giorni la bicicletta la utilizza ed era in qualche maniera un sollievo, una possibilità anche per l'amministrazione di poter avere qualche fondo da poter investire su quelli che erano gli incroci, su quelli che erano le piste ciclabili a... Purtroppo quei fondi lì sono scomparsi, e quindi la preoccupazione, vedendo anche i 6 lotti approvati e quello che sono i progetti preliminari, dispiace dover constatare che gli interventi su quello che è le piste ciclabili rimarranno successivamente alla manifestazione ciclistica sono pochi. Sono tanti obiettivamente quelle che sono le piste ciclabili dove verranno sviluppate le gare, che però, come erroneamente fu spiegata a noi, alla consigliera De Zorda e a me, quando presentammo l'emendamento dicendo c'era 24 milioni di euro per rifare le piste ciclabili, quelle sono piste ciclabili per i giorni delle manifestazioni dei mondiali di ciclismo, perché diventano sede di gara, ma immediatamente finita la manifestazione ritornano nella situazione preesistente. Al massimo possono essere lavori come per via di Pistoiese, dove vengono levate le rotonde e poi vengono rimesse immediatamente successivamente. Io quelle non le ritengo in
interventi sulle piste ciclabili o interventi per la mobilità ciclabile, quelli sono interventi per i mondiali di ciclismo. Bene, manifestazione sportiva che ci fa piacere ospitare, però quelle manifestazioni... Lei, Gallo. Allora, eccoci qui. Ancora una volta parliamo di ciclabilità, ancora una volta ho sentito cose molto approssimative e alcune palesemente false, e quindi vediamo un po' di mettere dell'ordine. Allora, la prima cosa è non si è fatto nulla, e questa è una cosa falsa, perché non è vero che non si è fatto nulla. Vero, potremmo citare Nazim Hikmet e dire la pista più bella è quella che non abbiamo ancora inaugurata, come il mare più bello è quello che non abbiamo ancora navigato. È un'indicazione del fatto che c'è molto da fare, ma questo non ce lo siamo mai nascosti, ma dire che non è stato fatto nulla è falso. Allora, noi abbiamo una situazione, questo l'ho detto varie volte, ne sono convinto, abbiamo una situazione nella quale gli interventi sono interventi delicati, la ricucitura dei vari spezzoni non è una cosa che si possa fare alla stessa velocità con la quale si sono costruiti gli spezzoni, perché in alcuni casi, cito Piazza Ferrucci, che giustamente veniva menzionata dal consigliere Razzanelli. Piazza Ferrucci ha due tronconi che finiscono in mezzo al ponte. Un intervento di ricucitura che vedesse il ricongiungimento per la distanza minore dei due tronconi ovviamente sarebbe il più breve, ma altrettanto chiaramente non è possibile. Allora, stato citato Viale Michelangelo. Con Viale Michelangelo noi avevamo ereditato, per così dire, l'aveva menzionato Grassi, un progetto che non era esecutivo. In quell'occasione abbiamo inaugurato un metodo di lavoro, che era un metodo di lavoro in collaborazione con le associazioni, l'apertura di un tavolo tecnico che prima del progetto esecutivo recepisse i suggerimenti, le esigenze da parte delle associazioni che riteniamo rappresentino in maniera più che competente, più che adeguata gli interessi dei ciclisti. E in quell'occasione sono state fatte delle azioni di modifica del progetto, in quella come in tante altre occasioni, che hanno migliorato il risultato finale. Il collegamento fra il ponte della tranvia e la passerella dell'Isolotto è un altro cosiddetto sfiatatoio, perché ci permette, vedo che l'assessore Mattei ha detto che abbiamo delle piste all'interno di parchi, ma le piste all'interno dei parchi non sono solamente a scopo ricreativo. Il collegamento che le cascine assicurano dal sistema di piste intorno ai viali alla parte del quartiere dell'Isolotto mancava per l'appunto di un chilometro, e questo chilometro ha permesso di collegare, insieme all'intervento su via Modigliani, di permettere di collegare tutta una serie di connessioni che passano vicino alle scuole, connessioni che permettono di far andare i ragazzi, non in maniera generalizzata, questo sarà il nostro obiettivo ultimo, ma in maniera consistente permettono di andare alle scuole in sicurezza. Via Panciatichi. Ora, qui nessuno ha menzionato il fatto che noi abbiamo adottato un nuovo sistema di asfaltatura delle piste, che è un conglomerato di colore rosso che ci farà risparmiare un sacco di soldi sulla manutenzione. Il punto successivo, Viale Guidoni,
Viale Guidoni, e ancora una volta questa è una zona di intorno al Palazzo di Giustizia di recente urbanizzazione, in cui il Comune può intervenire, ma deve fare i conti col fatto che la proprietà ancora è del costruttore. Il costruttore ha promesso delle... Il costruttore ha promesso delle piste ciclabili intorno all'area del Parco San Donato e delle facoltà del Polo delle Scienze Sociali in direzione di quella famigerata rotonda di San Donato. Noi non possiamo intervenire su quella, su quell'area. Chiaramente facciamo quotidianamente, molto spesso facciamo pressione perché si proceda anche alla realizzazione di queste opere di urbanizzazione, ma non è il nostro potere. C'è una pista di 2 chilometri dal Lobby Hall al Girone. Questa non è solamente ricreativa, permette a chi è lungo quella direttrice di andare in sicurezza. C'è un sistema, io qualche volta mi chiedo veramente, a sentire il tenore di alcuni interventi, quanti dei nostri colleghi consiglieri vadano effettivamente in bicicletta. Perché è vero che da Novoli fino a Viale Redi ancora, per le ragioni che menzionavo, è difficile il raggiungimento, ma una volta che uno sulla pista di Viale Redi a Piazza Ferrucci, a Piazza Ravenna, ci arriva tutto su piste ciclabili ed è il collegamento completo lungo i viali di circonvallazione. La nuova pista di Via Villamagna, 240.000 euro, la lunghezza della pista ciclabile è 1 chilometro, connette il ponte di Varlungo alla pista esistente ed è un altro tassello nella direzione del raggiungimento di una maggiore connessione. Via Magellano è cruciale per il collegamento fra la stazione di Rifredi e il nuovo Palazzo di Giustizia. Il Polo di Scienze Sociali che menzionavo prima, la mia facoltà, via di Novoli e via Forlanini. Attualmente è uno dei famigerati percorsi promiscui ciclopedonali sul marciapiede e questo è un intervento che noi facciamo per rendere veramente funzionale il collegamento via Panciatichi. Ricordiamoci che in quella zona ci sono tantissime aziende, fra tutte cito Nuovo Pignone General Electric, il Monte dei Paschi, la Cassa del Risparmio nella nuova sede, il Palazzo di Giustizia, le nostre facoltà con le migliaia di studenti che vengono. Quello è un corridoio, quello a nord-ovest, che sta piano piano, sta completandosi e nessuno l'ha ricordato, ha come ostacolo principale il fatto che fare delle piste ciclabili lungo il percorso della tranvia, quando verrà aperto il cantiere della tranvia, è buttare via i soldi. D'accordo? Quindi, questo è il punto. Via del Sansovino, abbiamo ricucito un tratto verso Piazza Paolo Uccello e Piazza Batoni. I ragazzi del Consiglio degli Alunni ci hanno chiesto e abbiamo messo in atto il loro progetto. Loro ci hanno detto, ragazzini di terza media, ci hanno detto a noi serve questo e noi l'abbiamo tradotto in pratica. Questa era via Beccafumi. Ovviamente nel centro storico non si può negare, come è stato fatto, che l'opera di pedonalizzazione abbia facilitato tremendamente la ciclabilità. Noi ci vogliamo ricordare che cosa era il percorso da Piazza San Marco a via, lungo via Cavour e lungo via Martelli per una bicicletta? Vogliamo confrontarlo e vogliamo lamentarci di come è stata, com'è adesso la situazione? Sarebbe veramente disonestà intellettuale. La ricucitura, e questo è, ci sono degli aspetti che sono oggettivamente modificati, cambiati rispetto a qualche tempo fa. Noi abbiamo l'impossibilità di procedere al pagamento delle ditte.
chi se la sente di firmare un contratto sapendo che poi a termine dei lavori, avendo impiegato operai, avendo impiegato materiali, non abbiamo la possibilità di pagare le ditte perché abbiamo un patto di stabilità che ci impedisce di procedere ai pagamenti? E questo è l'intervento su Piazza Ravenna, è l'intervento su secondi, perché ha già avuto interamente anche un secondo spazio. Quindi il mi avvio a concludere. È falso che non sia stato fatto nulla sui parcheggi. Noi abbiamo aumentato di più di 2.000 posti bici nell'ultimo anno e mezzo la disponibilità di posti bici. La velocità alla quale i relitti, e questo è un problema del quale abbiamo ampiamente discusso, si accumulano, è anche funzione dei furti e degli abbandoni, diciamocelo, perché sono anche biciclette che vengono rubate, utilizzate per poco e lasciate. E su questo abbiamo iniziato un protocollo con Quadrifoglio, protocollo che ha bisogno di essere messo a punto, ma sono più di 1.000 i relitti che sono stati rimossi nell'ultimo anno, non sono nulla. Piazza della Signoria, figurati se si figuri consigliere Tenerani se io non sono attento a Piazza della Signoria. Prego. Il fatto è che abbiamo 12 posti bici in più rispetto al preesistente e non sono sufficienti, questo è il problema vero. Il problema vero è che in giro per la città, nonostante i soldi che noi mettiamo, nonostante i 2.000 passa posti bici in più in un anno e mezzo, nonostante siamo a più di 14.000 posti bici in giro per la città, tutto questo non è sufficiente. Ultimissima cosa. Allora, sento il consigliere Fittato, ovviamente se n'è andato, come se n'era andato quando si trattava di approvare il piano generale di impianti pubblicitari, che era la condizione necessaria per fare il bike sharing. Mi invoca un bike sharing a costo limitato. Sono decine i comuni che hanno fatto il bike sharing a costo limitato e dopo 6 mesi hanno trovato un ammontare di carcasse inutilizzate e soldi buttati alla finestra. Le cose o si fanno in maniera seria o non si fanno, e le cose fatte in maniera seria hanno bisogno. Giovanni Galli. Eccoci. Io intanto ringrazio l'assessore, ma soprattutto l'accorata difesa del lavoro, dell'interesse da parte del consigliere Gallo. Noi certamente non è che andiamo su di lui ad accusarlo di qualcosa, lui certamente fa quello che gli è concesso di fare, magari avrà anche delle idee, magari farà anche dei sopralluoghi, però io dico che prendo spunto però da qualcosa che ci è arrivato qualche tempo fa a casa e che dice che l'impegno per la bicicletta continua. Sappiamo che la mobilità attiva è alla base del trasporto cittadino e come la frutta e la verdura va assunta a grandi dosi. Ci dicono alcune cose di quello che... questo è il nostro sindaco, che ce l'ha mandato. Poi dice di alcuni interventi che puntiamo a connettere, andremo a fare, faremo, poi dopo dice, mentre altri interventi partiranno a giorni, via del Sansovino, il doppio senso ciclabile Longarno Corsini, via De Amicis, piazza Alberti, piazza Ferrucci, tutta una serie di cose, però ci si dimentica, consigliere, questo magari dopo se non ce l'ha magari, che questa è una comunicazione che è arrivata a casa di tutti i cittadini di Firenze il 25 marzo del 2012. Sono passati 5 mesi. 8 mesi? Quanti siamo? 8 mesi. Siamo passati a 8 mesi. Beh, da alcuni giorni sono passati 8 mesi e di questi interventi non si hanno traccia. Ma il bello è che... benissimo.
storto l'ha fatto, ma va bene lo stesso. E poi c'è un giornale che credo che arrivi a tanti di noi, il Reporter, arriva quello del quartiere, che ci arriva e ha fatto proprio un reportage nell'aprile del 2012 e parla di corsa a ostacoli sui pedali della città e cita: in attesa delle bici sul tram, i rottami abbandonati e gli intoppi nei 60, poi ho sentito oggi che sono stati addirittura, siamo arrivati a 80 chilometri, sono felice, come siano non lo so, ma comunque si parla di buche, radici sporgenti, le piste ciclabili della città sono in totale, appunto 80, qui parlava di 60, ma all'interno ci sono quelli dei parchi, delle cascine e l'Albereta, molti meno, per fare qualche esempio, rispetto ai 200 chilometri di Reggio Emilia, che non mi sembra sia molto più grande di Firenze, i 175 di Torino, i 140 di Siviglia e i 160 di Strasburgo. Ma perché dico questo? Perché credo che oggi si sia toccata la seduta consiliare di oggi abbia toccato tanti aspetti dove la criticità oggi di una compattezza a livello della maggioranza o di riconoscere ancora il nostro sindaco come primo cittadino credo che sia stata molto evidente. E leggo sempre da questo foglio che ci è arrivato a casa, questo catalogo che ci è arrivato a casa, proprio a firma del nostro sindaco, dice: da parte mia vorrei che si ascoltassero queste parole, perché probabilmente potrebbero aprire anche un'altra discussione. No, ma non dica a lei, lo dico in generale, assessore. Quando dice: da parte mia vi garantisco che continuerò a lavorare con la stessa intensità degli inizi. Ho voglia di impegnarmi per la mia città come e più del primo giorno. Fare il sindaco di Firenze è difficile, ma è una delle esperienze più affascinanti che possa toccare in sorte a chi ama la città e le istituzioni. Abbiamo già realizzato molte cose, ma la sfida più bella è come sempre la prossima. Un saluto dal vostro sindaco. Beh, io credo che questo sia stato un arrivederci, un addio probabilmente, non tanto un saluto, perché da quel giorno lì, in sì e no, l'abbiamo visto una o due volte in consiglio comunale, a Firenze non si vede mai. Oggi abbiamo toccato con mano, con tre quarto argomenti, la sfiducia da parte della maggioranza. Io mi domando e dico: che cosa continuiamo a venire a fare qua se non abbiamo un sindaco che, come vediamo anche oggi, non è presente, non ha la fiducia della maggioranza e abbiamo assistito anche a una contestazione da parte dei dipendenti comunali prima e durante il nostro consiglio. Perciò io vi invito a fare una riflessione, ho preso spunto dalle biciclette e non ce l'ho certamente con il consigliere Gallo. Io assolutamente né col consigliere Gallo né con l'assessore Mattei, che hanno risposto oggi ai nostri interrogativi, ma ci sono due figure, una il sindaco e una l'assessore indicato, che è appunto il vice sindaco, che sono assenti di un tema così importante e comunque continuano tutti i giorni, tutte le settimane ad arrivare su questo argomento, così come su tanti altri argomenti, note dolenti nei confronti dell'amministrazione. Grazie. Grazie a lei Galli. Per le conclusioni Massimo Mattei. Io non considero questo dibattito un dibattito inutile come l'ha definito il capogruppo della, non so ormai come si chiama, perché so che ha cambiato spesso nome e si è ridotta di termini in modo consistente, Popolo della Libertà. Tra l'altro, consigliere Marco Stella, perché per me sarebbe facile far notare a tutto il Consiglio che i due interventi più critici nei confronti di questa amministrazione e nei confronti della mia relazione sono stati fatti dal consigliere Stella e dal consigliere Fittante. E adesso credo con grandissima mancanza di rispetto, che qua voglio sottolineare, sono ambedue assenti.
È troppo facile sparare e poi andare via, perché credo che altri non sono stati minimamente teneri, penso alla consigliera De Zordo, al consigliere Sabatini, ma hanno la buona creanza di essere qua, come ho avuto la buona creanza di stare io a tutto il dibattito, perché credo che sia doveroso per un rappresentante dei cittadini ascoltare anche le critiche che vengono fatte. Alcune critiche le considero ingenerose. Dispiace che gli stessi rappresentanti del mondo delle due ruote, che poi sono sistematicamente da noi a cercare soluzione, applaudano chi critica un'amministrazione che con una difficoltà estrema comunque quotidianamente si pone in una posizione di dialogo con loro e con tutto il mondo delle due ruote, che non è un mondo semplicissimo perché al proprio interno ha divisioni, atteggiamenti spesso incomprensibili. Io poi ho smesso, e credo anche il consigliere Gallo, passavamo parte del nostro tempo con il mondo delle due ruote a dover fare quasi un'azione di analisi rispetto a diatribe interne che c'erano e che facevano sì che quando si presentavano al nostro cospetto spesso parlavano con più voci. Ho dovuto svolgere un ruolo pedagogico spesso con loro, ma non mi permetterei mai di non considerare il mondo delle due ruote un interlocutore valido per noi, anzi. E se ho imparato alcune cose, perché credo che soltanto i presuntuosi, gli arroganti, arrivano in un ruolo e credono di saper già fare tutto, io no. Io ho imparato tanto da quel mondo, come ho imparato dal mondo dei portatori di handicap, che spesso mi hanno sensibilizzato su alcuni temi che, grazie a Dio, io non ho, e che tutti noi, quando non direttamente colpiti, con poca sensibilità affrontiamo. Io credo nel lavoro che stiamo facendo, nelle difficoltà che sono tante, perché giustamente non lo guardo soltanto io il telegiornale, non guardo soltanto io i notiziari che fanno vedere le difficoltà che hanno le pubbliche amministrazioni nell'affrontare i problemi, nell'affrontare le questioni amministrative piene di problemi economici, ma ugualmente noi anche sulla ciclabilità abbiamo fatto qualcosa, non tanto, non tutto quello che potevamo fare, ma abbiamo fatto qualcosa. E credo che il lavoro del consigliere Gallo non è soltanto un lavoro di raccordo tra il mondo della bicicletta e l'amministrazione, ma è stato un lavoro fattivo, un lavoro di stimolo e un lavoro soprattutto di proposta che io e i miei uffici, assieme agli uffici di Caterina, agli uffici del vice sindaco, hanno accolto e ascoltato con attenzione, dando anche delle risposte. Io biasimo soltanto chi oggi ha pensato di fare campagna elettorale venendo qua, facendo le sparate ed andando via. Diversa la classe di chi, pur all'opposizione, non ha pensato minimamente di fare campagna elettorale ma ci ha riportati sui problemi. Diversa la classe di chi, come Giovanni Galli, ha sì sottolineato alcune nostre mancanze e vorrei vedere che il ruolo dell'opposizione non fosse quello, ma è stato qua e sicuramente sarà il primo a sollecitarci interventi, come tanta parte di questo Consiglio che oggi ha criticato. Diverso il suo atteggiamento da chi oggi ha soltanto pensato sulla pelle e sulle spalle del mondo della bicicletta di fare campagna elettorale. Qualcuno con motivazione abbastanza ridicole, come ha fatto il consigliere Fittante, che sinceramente mai e poi mai mi aveva fatto nessuna proposta per il mondo della bicicletta, e qualcuno soltanto con toni propagandistici ed elettoralistici, come ha fatto il consigliere Stella.
Io sono pronto, come sempre, ad ascoltare tutti e sono qua, ascoltando tutti e mettendoci come sempre la faccia. E se ho chiamato la mia detta stampa è esclusivamente perché la disattenzione di tanti e la grande confusione non mi hanno potuto far finire il mio intervento. Il mio intervento lo trovate tutto in rete e sapete sempre dove trovarmi perché io ci sono, a differenza di qualcuno che oggi hanno sparato e sono andati via. Vi ringrazio. Bene, a questo punto il voto per due degli ordini del giorno presentati da Zordo Grassi. Il numero uno, sistema, c'era naturalmente oltre che Zordo Grassi anche Scola, Fittante, Spini e Di Puccio. Allora il numero uno, che è quello ad avente ad oggetto sistema delle piste ciclabili, collegato alla comunicazione dell'assessore Mattei del 29 ottobre del 2012, lo metto in votazione. Grande massa. 32 presenti, 29, 33 presenti, 30 votanti, 31 favorevoli. Anche Di Puccio. Di Puccio e Viver, quindi sono 36 presenti, 34 votanti, 34 favorevoli, 2 non voto, approvata all'unanimità. Il secondo ordine del giorno, al voto, è sempre di De Zordo Grassi, nella fattispecie ancora firmato da Valdo Spini, da Scola, da Di Puccio. Prego. ...33 i presenti, 32 votanti, 33 i favorevoli. Bene. A questo punto, per motivi di ordine funzionale, io vi invito a metto al voto la delibera, che l'unica delibera di oggi, quella che si riferisce al riconoscimento del debito fuori bilancio. Riconoscimento della spesa e approvazione dei lavori di somma urgenza sulla rampa del viadotto Marco Polo, presa d'atto e l'affidamento alle opere. Voi sapete che queste delibere cominciano ad arrivare in Consiglio Comunale sulla base del decreto 174. Fino ad ora non le approvavamo, erano delibere che venivano con le somme urgenze approvate alla Giunta, ora sono di Consiglio, già affrontata in Commissione, c'è scadenza di termine, metto in votazione. Scrutatori come prima erano Lauria, Livi e Sabatini. Presenti 27, votanti 25, favorevoli 24, un astenuto, 2 non voto. Allora, noi abbiamo con Vannucci anche che aveva effettivamente votato favorevole, e anche Di Puccio, presenti 27, 27 votanti, 26 favorevoli, 1 astenuto. Immediata esecutività? La delibera è immediatamente esecutiva. Bene, adesso la parola a Cristina Giachi per la sua comunicazione sui progetti comunitari. Buonasera, mi dispiace fare una comunicazione che aveva il puro scopo di condividere con voi il lavoro degli uffici che si occupano dei progetti europei e i frutti del coordinamento che quest'anno ha avuto luogo delle direzioni nella determinazione dei partenariati e dei progetti fatti per ottenere risorse dalla Comunità Europea. Oltre alla comunicazione che attualmente tutta la rosa, il ventaglio dei progetti europei nei quali il Comune non solo è capofila ma anche partner è disponibile in rete civica in una pagina apposita.
Rispetto al 2011 e agli anni precedenti, per i quali risulta da una ricognizione che abbiamo fatto che la media dei progetti vinti ogni anno era di 4 progetti europei, possiamo dire che quest'anno abbiamo fino ad oggi ottenuto finanziamento di 10 progetti europei e in totale i progetti in corso sono 18, 4 ancora in più rispetto a quelli che sono nel sito della pagina della rete civica. È una grande soddisfazione anche perché al momento queste risorse sono preziosissime perché ci consentono di svolgere una serie di attività che i ripetuti tagli al bilancio comunale rendono impossibili. È chiaro che è molto complesso riuscire a rispondere a delle chiamate progettuali cercando di inserire le nostre attività in progetti più ampi che riguardano anche altre città o associazioni e partenariati privati, ma in ogni caso questo ha avuto buon esito e siamo riusciti a farlo grazie a un lavoro di coordinamento costante e una grande disponibilità di tutte le strutture a lasciarsi coordinare e a lavorare in modo appunto coordinato intorno a un tavolo. Quindi questo i frutti del gruppo di coordinamento dei progetti europei sono dovuti in gran parte alla disponibilità della struttura che ringrazio in tutte le sue articolazioni. In totale abbiamo 36 progetti presentati al momento, dei quali 10 approvati, 11 sotto valutazione e 15 invece non finanziati per quest'anno. In più con ANCI abbiamo organizzato un corso di formazione per il personale dedito alla progettazione europea e 39 dipendenti hanno potuto seguire le due edizioni del progetto. Riguardo ai temi dei bandi, come avete potuto vedere se avete visto le schede disponibili, riguardano soprattutto il tema delle smart cities, dell'efficienza ambientale delle città, ma anche i servizi sociali, il volontariato europeo e anche le politiche giovanili. Un nuovo settore importante di sviluppo è quello del settimo programma quadro, al quale stiamo lavorando insieme all'università per poter figurare come partner o capofila in diversi progetti che vedono diversi atenei italiani coinvolti. In più l'assessorato ai progetti e alle politiche europee sta lavorando alla realizzazione a seminare i primi virgulti di una centrale di progettazione europea da realizzare insieme all'Università di Firenze, un progetto ambizioso dei quali cominciamo ora proprio a vedere i primi mattoni nella collaborazione con l'Università. Collaterale al tema dei progetti europei ma ad essi legati anche il lavoro sempre più stretto che facciamo con le reti, con i network di lobbying a livello europeo, il più importante di cui facciamo parte è Eurocities e proprio con Eurocities organizzeremo a Firenze nella primavera 2013 il forum cultura del network, è un evento importante, Firenze se lo è aggiudicato, speriamo di realizzarlo contestualmente al Festival dell'Europa che avrà luogo dal 7 al 12 maggio. Intanto vi posso anticipare le date, presto vi illustrerò in una comunicazione anche l'articolazione del Festival e tutte le possibilità per i diversi enti, associazioni e istituzioni di partecipare a questo momento importante. Ecco, non vorrei altro tempo, mi fa piacere se appunto anche nei vostri contatti con associazioni o con altre istituzioni poteste far presente che il Comune di Firenze è un ottimo partner nell'accesso ai progetti europei perché ha molte risorse da valorizzare e quindi è un partner ideale appunto per quanto riguarda la messa a disposizione dei cofinanziamenti. Attualmente siamo in una fase delicatissima perché stanno ultimandosi i bandi sui fondi strutturali del settennio e anzi si lavora e anche noi partecipiamo a un tavolo. Anche noi lavoriamo a un tavolo promosso da ANCI per dare suggerimenti e stimolare i temi e le riflessioni del prossimo settennio di finanziamento sui fondi strutturali, che è il settennio 2014-2020. Grazie mille. Prego, la parola aveva chiesto Di Puccio. Che però... Bene. Ci sono ordini del giorno allegati a questa comunicazione? No. Allora ringraziamo Cristina Giachi.
Adesso lavoriamo un po' sulle interrogazioni. La prima interrogazione è quella Grassi per Meucci, che risposta scritta, vero? Varianti urbanistiche e regolamento. Poi piano di recupero attualmente in scadenza, risposta scritta, bene. Poi abbiamo quella, però Grassi non c'è. Allora andiamo a Mattei per Dezzordo, però qui manca Mattei. Poi abbiamo Grassi per Di Giorgi, però manca Grassi. Penso di sì. Sì. E si cerchi Mattei, però non vedo nessuno. Poi c'è, io direi, corrispondono presenti al, all'interpellanza per avere notizie in merito all'apertura dell'asilo nido in Palazzo Vecchio, assessore Di Giorgi, sollecitata da Torselli. L'interrogazione sull'apertura dell'asilo nido in Palazzo Vecchio. Ah, c'è anche Mattei, allora Rosa, facciamo rispondere prima a Mattei. Mattei per Dezzordo, è la interrogazione che si riferisce all'accordo sull'alta velocità del 31 agosto 2011 e impegni per servizio ferroviario metropolitano nell'area fiorentina. La parola a Mattei. Scusate, io non la trovo. Aspetta, la trovo, non la trovo. Aspetterà. Sì, no, Ornella, ce l'avrà scritto, ma non la trovo. Non trova. Qui mi hanno scritto, ce l'avevo qui. Ah, vabbè, allora la troverai, ora. A me va bene anche per iscritto, no, te la darò volentieri, e io qui mi hanno preso con tutti. E sarà lì sotto, se ce l'avevo. Anch'io l'ho messo via iscritto. Vai. Prego Mattei. Vai, va benissimo. Per iscritto, così non si fa. Iscritto, quindi è già completata. Poi via delle Oche, lascia anche via delle Oche. Lascia anche via delle Oche, quindi via dello studio. La stessa, bene. Quindi questa è scritta, quindi la parola a Di Giorgi per rispondere sull'asilo nido. Sì, consigliere Jacopo Cellai, Torselli, Roselli, Tenerani, Alessandri, Marco Stella. C'è qualche residuato bellico qui di chi c'è? Soltanto il Torselli e anche Cellai. Bene. Allora, la domanda era relativamente all'asilo nido di Palazzo Vecchio, l'asilo nido aziendale che sarà realizzato nell'ambito della progettualità che stiamo ponendo in essere rispetto agli asili nido di questa città. Dunque, l'asilo nido aziendale di Palazzo Vecchio era la sua realizzazione. Avrebbe dovuto seguire appunto la sorte e l'iter relativo agli uffici dell'anagrafe. Quindi c'è una sorta di gioco a incastro che deve venire a realizzarsi e al momento ancora non è stato definito il luogo che alloggerà gli archivi di Palazzo Vecchio, gli archivi dell'anagrafe che attualmente appunto sono ospitati in quell'area. Presumibilmente quegli archivi andranno in uno
dei fabbricati del parterre stesso, però questo ancora non è stato definito. Proprio in questi giorni, in queste settimane, c'è lo studio da parte degli uffici per capire dov'è che possa essere collocata al meglio. Capite bene, consiglieri, che non è secondaria la dislocazione, perché in questo momento gli archivi sono in un luogo non a pagamento, come si dice, non in affitto, quindi l'ultima cosa che vogliamo fare in questo momento di crisi e di ristrettezze è di trovare, di trasferirli per trovare una sede per inserirli e per predisporli in una sede che non sia di nostra proprietà. Si sta lavorando per definire una parte dell'area del meccanotessile che in parte dovrà essere, diventerà centro di documentazione. Però questo, fatto tutta questa premessa, per dire che quindi in questo momento, date le ristrettezze, non sono ancora iniziati i lavori per la realizzazione dell'asilo nido, che comunque verrà realizzato per bambini dal secondo anno in poi. Sapete che all'asilo nido possono essere bambini molto piccoli, ma c'è bisogno di una particolare c'è bisogno di alcuni servizi in particolare che non possono essere evidentemente ospitati in Palazzo Vecchio. Invece questa formula che abbiamo deciso di attivare per Palazzo Vecchio è compatibile con la struttura, perché come sapete, abbiamo anche discusso in quest'aula, abbiamo naturalmente trovato una soluzione compatibile con la struttura storica in cui questo asilo verrà ospitato. Il progetto definitivo comunque è già pronto, ovviamente è stato inoltrato per l'approvazione a giugno, e quindi manca soltanto come immaginate, il finanziamento. La spesa per questo asilo è di 350.000 euro ed è prevista con un mutuo da assumere. Nel corrente anno non assumeremo nuovi mutui, i mutui si potranno assumere all'inizio dell'anno prossimo. Il progetto esecutivo, corredato dal parere della soprintendenza e della ASL, abbiamo già tutti i pareri positivi sia dalla soprintendenza che dalla ASL, e quindi ha già tutti questi pareri, quindi il progetto esecutivo. C'è soltanto questa ben conosciuta difficoltà, che è quella del finanziamento, ma anche della dislocazione degli archivi che attualmente ancora sono ospitati in quell'area del palazzo. Quindi questo è lo stato d'avanzamento dei lavori. Ribadisco che verrà attrezzata quest'area per bambini, quindi questo asilo che sarà appunto per bambini dai 2 anni in su, e quindi credo che comunque alla fine di un processo anche di elaborazione, qui non è che lo devo negare, insomma, credo che abbiamo trovato la soluzione utile, una soluzione che sarà apprezzata. Aspetta un attimo. Jacopo Cellai. Sì, grazie Presidente, grazie Assessore dell'interrogazione. Voleva in realtà capire se c'era o meno la volontà di proseguire in questo obiettivo, e quindi a questo punto mi sembra che ci sia la conferma in pieno, quindi con la considerazione del finanziamento con mutuo da contrarre nel nuovo esercizio, quindi nel 2013 si intende. Si può ipotizzare ragionevolmente che potrebbe essere l'anno scolastico 2013-2014, diciamo, come periodo per fare questo. Perfetto, grazie. Ma numero 13. Bene, adesso abbiamo
un'altra interrogazione, sempre l'assessore Di Giorgi, ma non vedo eccolo, grazie. Chiedo scusa, grazie. Applicazione dell'ordine del giorno 833-212. Prego, assessore. Prego. E sentiamo l'assessore, va bene anche la risposta scritta, dice. Che cosa immagina consigliere Grassi che abbiamo messo nella risposta scritta? Non ho fatto una risposta scritta perché non era stata richiesta, è stata richiesta una risposta in aula e quindi è scaduta e quindi rispondo in aula. E quindi ecco, non a caso, diciamo, certamente non dovrebbe succedere, però ecco, questa è un'interrogazione, anche questa è, insomma, abbastanza singolare, perché si chiede al sindaco di procedere a richiedere le dimissioni, a ritirare il mandato alla sovrintendente del Maggio Musicale, la dottoressa Francesca Colombo, perché appunto e di dare seguito quindi a un ordine del giorno che è stato approvato dal Consiglio Comunale. Ecco, come sapete gli ordini del giorno sono indubbiamente degli indirizzi di cui la Giunta può tenere conto e in genere appunto se ne tiene conto, e comunque diciamo sono indicazioni che evidentemente un governo, in questo caso il governo di una città, raccoglie, e in qualche modo sono considerazioni quelle espresse dal Consiglio Comunale, che sempre hanno una loro dignità. Quindi anche in questo caso c'è un ordine del giorno approvato, e quindi rispetto a quest'ordine del giorno non c'è nessun obbligo evidentemente da parte del sindaco di seguire l'indicazione che è stata data dal Consiglio Comunale. Certamente è un atto che ha tutte le proprie a tutti gli elementi di legittimità, e quindi, come dire, il sindaco non procederà evidentemente sulla base di questo ordine del giorno a rimuovere la sovrintendente, e diciamo che prendiamo atto di questo ordine del giorno. Grazie, prego. Grazie Presidente, ringrazio anche l'assessore per la risposta. Ovviamente abbiamo una lettura differente rispetto a quella dell'assessore, del tutto legittima la nostra, di contrarietà a quello che è stato detto, ovvero secondo noi gli ordini del giorno, soprattutto se approvati in Consiglio Comunale, hanno un peso, devono essere, quindi non è solo che possono, ma dovrebbero essere seguiti naturalmente nelle more di qualsiasi possibilità, naturalmente delle leggi e delle normative. Crediamo che nel momento in cui il Consiglio Comunale rappresentativo della città dichiara e richiede ufficialmente un ordine del giorno su una comunicazione del sindaco sul Maggio Musicale e chiede le dimissioni della sovrintendente, ci saremmo aspettati che il giorno dopo il sindaco fosse andato a richiedere le dimissioni. Ovviamente questo si inserisce completamente nella lettura e nella modalità di governo di questa città, che ovviamente ritiene che il Consiglio Comunale sia quasi un organo consultivo, un organo dove sì, ogni tanto si va a chiedere l'approvazione degli ordini del giorno e dei documenti che servono obbligatoriamente del voto del Consiglio Comunale, ma per tutto il resto si fa passare tutto come se fosse acqua fresca. Ritengo che sia assolutamente grave, ritorneremo, ormai sono un orario tardi, quindi è inutile alzare toni o assolutamente criticare. Credo che per l'ennesima volta, e assessore mi creda, le sono nel cuore di dover oggi anche riportare questa come posizione a parte sua su questa tematica un po' problematica, un po' scottante come il Maggio. Sappiamo benissimo che il sindaco l'aveva dichiarato la sera stessa che fu approvato quell'ordine del giorno, lui in qualche maniera di questo ordine del giorno se ne lavava le mani e non si preoccupava assolutamente. Crede sul piano politico, però, quando il Consiglio Comunale nella sua maggioranza, e vedendo la maggioranza anche spaccata,
che è delle dimissioni della sovrintendente, queste dovevano arrivare immediatamente, anche solo per rispetto di quello che è la questione che nessuno deve rimanere attaccato alla sedia. Credo sinceramente che qui ci sia invece della gran quantità di attack sulla sedia della sovrintendente, che non solo non si è dimessa dopo la sfiducia del Consiglio Comunale, ma ha assunto negli ultimi tempi anche ad interim la direzione artistica, come è stato detto l'altra volta da lei stessa. Credo sinceramente che ulteriormente anche la sfiducia che lei a parole l'altra volta ha dato sulla vicenda della nomina dell'incarico al nuovo coordinatore artistico del Maggio Museale, in cui la sovrintendente era già andata su tutti i giornali a dire che ci sarebbe stata questa nomina, e lei, assessore, mi ricordo perfettamente, rispondendo alla consigliera De Zordo, ha dichiarato che questo era una cosa ancora tutta da valutare, da discutere anche nel Consiglio di Amministrazione. Una sovrintendente come questa, secondo me, dovrebbe essere non solo rimossa, ma si dovrebbe dimettere da sola per tutti i disastri che sta combinando in giro sulla Fondazione del Maggio Musicale. Credo sinceramente che qui, anche in maniera abbastanza pacata, torneremo fin dal prossimo lunedì e dalle prossimi giorni a richiedere le dimissioni, e a sottolineare come non si possa accettare che un'amministrazione, di fronte ad un ordine del giorno del Consiglio Comunale legittimamente approvato, vada a dichiarare che quell'ordine del giorno può essere applicato come no. Se no, altrimenti il Consiglio Comunale, che organo di indirizzo è, se anche quando dà un indirizzo chiaro e netto come quello, viene preso semplicemente come un atto di indirizzo e si può disattendere tranquillamente. Sappiamo bene che questa amministrazione ormai è famosa per essere un uomo solo al comando, forse potrà fare a meno anche di tutti noi in Consiglio Comunale, però noi lo vorremmo anche come sindaco ogni tanto un Consiglio Comunale a relazionare, e a relazionare di quelle scelte che non solo lui fa, ma anche le scelte che sta assumendo come presidente della Fondazione Maggio Musicale, perché sta facendo un danno alla città, un danno alla Fondazione e un danno anche a tutti i fiorentini. Grazie. E ora l'interrogazione numero 9, numero d'ordine 9, risponde l'assessore Meucci. Su stato applicazione ordine del giorno 537 del 2012 approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 15 maggio ultimo scorso. Prego, assessore. Sì. Allora, con questo ordine del giorno era stato richiesto a dare continuità, nel 2012 una continuità di incentivo per i dipendenti del Comune di Firenze per gli abbonamenti annuali che riguardano i mezzi pubblici. E difatti il consigliere Grassi chiede a quanto ammontino i fondi stanziati a tale riguardo, a che punto siano le conseguenti pratiche burocratiche da parte degli uffici per informare tutti i dipendenti di questa opportunità. Allora, noi abbiamo verificato che attualmente non vi è stanziamento sul relativo capitolo e si comunica che questo capitolo, contributi a favore dei dipendenti comunali per acquisto abbonamenti ATAF, sarà inserita con l'assestamento generale di bilancio e sarà inserita la stessa somma che era stata richiesta lo scorso anno, pari a euro 10.044. Con tale somma nel 2012 erano stati attribuiti euro 22 a dipendenti. Naturalmente l'informazione ai dipendenti su questo verrà data con le consuete modalità non appena l'assestamento verrà approvato. Prego, consigliere Grassi. Grazie Presidente, ringrazio l'assessore per la lieta notizia che almeno verrà inserito all'interno. La situazione a questo punto era più preoccupante di quanto ci aspettavamo, perché noi sapevamo che quei fondi, e ci era stato detto dall'assessore al bilancio Petretto, erano stati inseriti, lo fu detto anche nell'ultimo consiglio di assestamento e bilancio. Ci fa piacere che a questo punto siano inseriti. Mi permetto di fare un piccolo elemento. Noi chiedevamo con quell'ordine del giorno approvato collegato al bilancio dell'era Fantoni, non solo la questione degli abbonamenti ATAF, ma la possibilità di ampliare quell'opportunità, visto che c'era, anche a tutti quei mezzi su gomma, e che naturalmente quando partirà la gara regionale, se ci sarà un abbonamento unico, non ci sarà più bisogno, ma che però attualmente ce n'è bisogno, per tutti quei mezzi su gomma che fanno il servizio extraurbano.
oltre a alla questione del Diataf, perché obiettivamente hanno la possibilità dipendenti comunali di utilizzare l'abbonamento facilitato per il Pegaso e per quanto riguarda il treno, per quanto possibilità di ATAF ci ha comunicato oggi che sarà inserito. Le chiederemo, visto che ancora l'assestamento di bilancio è in elaborazione, deve ancora passare al Consiglio Comunale, senza che siamo costretti noi la prossima volta, quando passerà dal Consiglio Comunale, a fare un emendamento, vista la disponibilità della Giunta, di poter inserire che non si amplia solo ad ATAF, ma si amplia a tutti i mezzi di trasporto su gomma che fanno anche servizio extraurbano. Perché in questa maniera davvero anche tanti dipendenti utilizzano il mezzo su gomma per arrivare in città, e su questo davvero potremmo dare una risposta ancora a 360 gradi. Quindi invito l'assessore a riflettere, visto che credo ancora non sia passato neppure in giunta l'assestamento di bilancio, se c'è la possibilità di inserire anche questo ampliamento, casomai ampliando anche di poche decine di migliaia d'euro il budget, oltre che confermare il minimo dell'anno scorso, che obiettivamente sarà assorbito totalmente da chi già l'anno scorso aveva l'abbonamento di ATAF. Quindi chiedo se è possibile fare questo ulteriore approfondimento, perché credo che almeno si può dare a 360 gradi. Se eventualmente 2 minuti che mi avanzano può dare la risposta all'assessore, mi farebbe piacere. Sì, faccio questa verifica, mi ha chiesto se posso fare un approfondimento, faccio un approfondimento, bene? Adesso dove siamo? Ma io volevo far approvare una mozione, basta. Non c'è il numero, ma una mozione che piaccia anche all'opposizione, in modo che di quelle possono essere. Ma non c'è il numero. No, ma. Allora, proviamo a mettere in votazione, Susanna, quella che anche tu mi avevi chiesto, quella su una sede per i detenuti in semilibertà. E allora, se non c'è il numero legale. Se viene. Io interrogazioni e interpellanze che vedano l'interpellato e l'interpellante o l'interrogato e l'interrogante non ce ne sono più. A chi l'avevi fatta? No, c'è Mattei. No, era un'interrogazione che si presupponeva per te, ma in realtà era di Mattei. No, è Mattei, ma non c'è. No, non ce ne sono più, cioè, se non ci sono le condizioni di voto, dichiariamo chiusa la seduta di oggi. Vorrei ringraziare la Polizia Municipale per il lavoro rigoroso e serio che ha svolto e tutti i consiglieri. Grazie. Oggi lo